Buonasera a tutti. Ricordo ai consiglieri comunali di inserire la tessera cortesemente e soprattutto al consigliere Gobbi di toglierla quando si alza, perché sennò facciamo confusione. Grazie. Il consigliere Gambetti può far da badante al consigliere Gobbi. Grazie. Buonasera, benvenuti a tutti. Diamo inizio al consiglio comunale del, non mi ricordo il giorno, del 7. Del 7 novembre alle ore 19.09. Diamo la parola alla segretaria comunale per l'appello. Buonasera, allora procediamo con l'appello. Renata Tosi, presente. Rosati, presente. Frisotti, presente. Tonti, presente. Angelini, presente. Pellegrino, no, l'ho sentito Pellegrino, sì, ok. Maiolino, presente. Mussoni, presente. Galassi, presente. Pullè. È fuori. Allora per il momento no. Boschetti, Vandi, Bedina, Ragni, Ricci, arriverà. Testa, Vescovi, arriverà. Imola, Gobbi, Andruccioli, non lo vedo, Gambetti, Conti, Ubaldi assente giustificato, Del Bianco, non lo vedo, e Carbonara assente giustificata. Benissimo, prima di iniziare, consiglieri comunali, avete sul banco un libretto che ora l'assessore Battara ci dice due parole al volo. Un attimo, abbi pazienza, te lo accendono da di là. Se non inserisci la tessera non si accende. Ok, va bene. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il quaderno che trovate ai vostri tavoli è un quaderno che è stato editato dal Comune di Riccione in occasione della ristrutturazione della scuola di Riccione Paese. Lo stesso quaderno che è stato presentato a tutti i partecipanti alla festa di inaugurazione della scuola, che è coincisa anche con la festa del 97° compleanno di Riccione, è stato poi anche voluto per ricordare appunto un po' la storia di quella scuola e per fare il punto sulla situazione un po' delle scuole a Riccione. E soprattutto quel quaderno è diventato poi anche una mostra che è possibile vedere e visitare all'interno del seminterrato della scuola. Ci stiamo attrezzando perché quella mostra che è stata appunto aperta al pubblico in occasione del compleanno e dell'inaugurazione della scuola possa essere visibile ai tanti riccionesi che ce lo hanno chiesto anche in futuro, e quindi ci stiamo attrezzando per l'occasione. Grazie Assessore. Ora passiamo al secondo comma, all'ordine del giorno, che sono risposta alle interrogazioni e interpellanze. La prima risposta è data al consigliere Gambetti a titolo viabilità via Ugo Bassi. Come no? Risponde. Sì. Abissinia. Risponde. Scusate, abbiamo un attimo di confusione perché non c'era l'assessore Raffaele, risponde il vice sindaco, prego. Buonasera. In merito all'interrogazione presentata sul tema in oggetto in data 19/9/2019 si riferisce a quanto segue. L'inversione dei sensi unici di marcia nella zona Abissinia ha preso in considerazione non solo la viabilità invernale ma anche quella estiva. Notando che i viali non presentano alternanza completa, in quanto viale Tito Speri non è collegato con il viale Milano. Conseguentemente, durante le ore serali, tale tipo di alternanza mare-monte e monte-mare risulta essere molto deficitaria per coloro che vogliono raggiungere via Ugo Bassi. Pertanto, si è deciso di invertire solo viale Ugo Bassi, ritenendo che l'inversione di tutti i viali appartenenti al comparto Milano, Battisti, Trento, Trieste e San Martino avrebbe creato maggiori problemi ai fini della fruibilità del quartiere e della fluidificazione del traffico. Grazie Assessore. Consigliere, prego, due minuti per la replica.
Grazie Assessore Galli. Allora, non sono contenta per due motivi. Le motivazioni penso che possano essere condivisibili. Ecco, no, la motivazione per cui non sono contenta è che questi cittadini hanno aspettato mesi e mesi per avere delle motivazioni che mi risulta, al momento in cui io ho presentato l'interrogazione il 19 di settembre, non avevano ancora avuto rispetto ad aprile. Quindi questa è la prima cosa. Poi l'inversione non riguardava tutti i viali, ma c'era un'alternanza rispetto agli altri viali in cui c'era, solo questo. Però sono scelte, penso che possano, che uno le possa fare. Grazie. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Imola Simone, a titolo copertura piscina comunale, risponde l'assessore Ermetti. Prego, assessore. Grazie presidente, buonasera a tutti. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e dei frequentatori della piscina, possiamo garantire che la struttura principale della copertura non è stata danneggiata dall'evento meteorologico, ma che i danni si sono avuti esclusivamente al pacchetto di copertura non strutturale e dai pannelli fotovoltaici. Sono state smontate e portate a discarica tutte le parti danneggiate non più riutilizzabili ed è stata sostituita integralmente la linea vita sopra la copertura, dopodiché è stato messo un telo di copertura provvisorio. Nella variazione di bilancio è stata prevista la spesa per il ripristino della campata danneggiata per un importo complessivo di euro 150.000 e si stanno predisponendo gli elaborati per la gara in modo tale da intervenire nel più breve tempo possibile. L'assicurazione è già stata attivata ed è stato incaricato il perito di parte per quantificare il danno e richiedere il risarcimento. Concludo quindi confermando che l'intervento di ripristino verrà avviato entro fine anno 2019. Grazie. Grazie assessore. Consigliere, prego, due minuti per la replica. Grazie presidente, grazie assessore per queste rassicurazioni che secondo me non sono sufficienti. A mio modo di vedere, avevo letto la perizia di 5 anni fa, mi sembra sono, come avevo indicato nell'interrogazione, accaduti altri fatti dove purtroppo è volato dal tetto qualche parte dove fanno attività i ragazzi e secondo me la sicurezza non è troppa. Secondo me, io ritengo perlomeno opportuno investire maggiormente in quella struttura, in particolare non riguardare solo la campata che lei ha indicato nella sua risposta, ma prevedere un rifacimento totale del tetto. E mi auguro che nell'anno a venire sia quella la vostra direzione, anche se ho capito, perlomeno mi ha risposto di no. E per quanto riguarda invece l'assicurazione, chiaramente colgo favorevolmente il procedimento intrapreso. Grazie. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Gobbi Simone, a titolo di abilità area paese dominata ex magazzini Calza. Risponde l'assessore Palazzi. Assessore. Grazie presidente. Invece dell'onorevole Raffaelli. Con ordinanza di viabilità fissa numero 32 del 28/1/2019, in via sperimentale, si è provveduto ad invertire il senso unico di marcia su viale Sermoneta. Oggi, a seguito dell'insediamento del nuovo DESFAR, gli uffici proseguono l'attività di monitoraggio della visibilità, della visibilità complessiva dell'area al fine di garantirne la migliore fruibilità. Grazie assessore. Consigliere, prego, due minuti per la replica. Ma è una risposta che non dice niente questa, assessore. Adesso, per carità, non c'è l'assessore competente, ma non so, adesso aspetto di vedere i risultati e vi prego di farmi avere i risultati di questo monitoraggio che state effettuando, perché secondo me, secondo molti riccionesi, quella viabilità in questo modo come l'avete cambiata non va bene. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Marina Gambetti, a titolo non iscritti nelle scuole per l'infanzia. Presumo risponda l'assessore Battarra. Prego assessore. Presidente. Egregio consigliere, ringraziandola per la tematica sottoposta, le espongo quanto segue.
Nelle scuole dell'infanzia del territorio è decaduta l'iscrizione per non assolvimento dell'obbligo vaccinale di numero 14 bambini nelle scuole dell'infanzia gestite dal Comune di Riccione e di numero 4 bambini nelle scuole dell'infanzia private paritarie. Non si esclude che i bambini non accolti nelle scuole dell'infanzia private paritarie possano essere gli stessi depennati dalle scuole dell'infanzia comunale. Grazie Assessore. Consigliere Gambetti, prego, 2 minuti per la replica. Grazie Assessore. Volevo chiedere di continuare e di stringere il monitoraggio su questa vicenda, che è una vicenda abbastanza seria riguardo la copertura vaccinale della nostra popolazione infantile, che come sappiamo è la più bassa della provincia. Grazie. Grazie consigliere. Ultima interrogazione del consigliere Imola Simone, a titolo indagine sul benessere organizzativo. Risponde l'assessore Luigi Santi. Con riferimento alle questioni sollevate nell'interpellanza si precisa quanto segue. L'indagine sul benessere organizzativo nel Comune di Riccione, oggetto dell'interpellanza, costituisce una delle azioni contenute nel piano triennale delle azioni positive per il periodo 2018-2020, approvato con delibera di giunta numero 150 del 3 maggio 2018. Il piano triennale delle azioni positive 2018-2020 è infatti previsto all'obiettivo 4.C la realizzazione di un'indagine sul clima aziendale percepito da realizzarsi attraverso un'indagine rivolta a tutti i dipendenti da effettuare una volta nel corso del triennio da condurre sulla base del modello del questionario già validato dall'ANAC, opportunamente adattato alle caratteristiche del Comune di Riccione. Del questionario ANAC si è deciso, in accordo col Comitato Unico di Garanzia, di confermare tutte le domande con le relative griglie di risposte. L'unica variazione è stata quella di ridurre, accorpandole, le fasce d'età da 5 a 3 e di anzianità di servizio da 4 a 3, con lo scopo di rendere più generali l'elaborazione dei dati. Il questionario anonimo è stato proposto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune. Le fasi di distribuzione e raccolta sono state gestite internamente all'ente con il coordinamento del servizio organizzazione informando il Comitato Unico di Garanzia. Riguardo al merito dell'interpellanza, vale la pena fare riferimento alle modalità con cui si è svolta la rilevazione, di seguito sinteticamente riportata. 1. Il dirigente dell'organizzazione, con mail inviata in data 6 settembre 2019, ha informato i dirigenti sugli aspetti organizzativi delle iniziative, invitandoli a individuare all'interno del loro settore un referente per la distribuzione dei questionari e la loro raccolta all'interno di un'urna collocata all'interno del proprio settore. 2. Con mail inviata in data 11 settembre, tutti i dipendenti sono stati informati dell'avvio della consultazione. 3. La distribuzione del questionario ad ogni dipendente è avvenuto contestualmente alla consegna di una comunicazione dell'assessore al personale organizzazione, nella quale si illustrava l'iniziativa specificando espressamente che le schede confluiranno in un'unica urna da cui saranno raccolte per essere elaborate, garantendo in questo modo la non riconducibilità della scheda neppure al settore di appartenenza del dipendente. 4. La raccolta dei questionari è terminata venerdì 27 settembre. Le urne sono state quindi sigillate dai referenti di settore e consegnate al servizio organizzazione. 5. Giovedì 3 ottobre, alla presenza di un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia, le urne sono state aperte e le schede sono state fatte confluire in un unico contenitore per garantire la non riconducibilità della scheda al settore di appartenenza del dipendente. Sono state mescolate alla presenza di un rappresentante del CUG che poi le ha numerate e firmate. 6. Le schede così raccolte sono attualmente in corso di elaborazione da parte del servizio organizzazione con la supervisione del Comitato Unico di Garanzia, che potrà in ogni momento controllare la regolarità. Da quanto sopra descritto si evince, così come è stato chiaramente comunicato ai dipendenti, che i questionari non saranno in alcun modo elaborabili per settori, per cui non vi è alcun rischio di riconducibilità delle risposte a date sensibili dei singoli dipendenti. Il fatto di aver organizzato la distribuzione e la raccolta dei questionari per settore ha risposto esclusivamente all'esigenza organizzativa di articolare meglio gli adempimenti, in considerazione anche delle diverse sedi di lavoro, e di garantire la massima partecipazione da parte dei dipendenti. Una scelta organizzativa da ritenersi giusta, a parere dell'amministrazione, anche alla luce della partecipazione molto alta registratasi, pari a circa l'80% dei dipendenti di ruolo del Comune di Riccione.
Ci informa il consigliere che ai sensi di legge la presente non potrà essere divulgata prima della lettura, quindi prima della data odierna, e in allegato c'è la lettera dell'assessore, quindi la mia lettera ai dipendenti, consegnata in cartaceo contestualmente alla consegna del questionario. Questo per avere più informazioni possibili, per dare più informazioni possibili, consigliere. Grazie. Grazie assessore. Prego consigliere, 2 minuti per la replica. Grazie assessore per la risposta molto dettagliata, precisa e puntuale. E come avevo detto nell'interrogazione, mi ripeto, a mio modo di vedere, confrontandomi anche con qualche dipendente comunale, non è che non sono d'accordo con il questionario, anzi ben venga il questionario, ma ripeto, non sono molto d'accordo con le modalità con le quali è stato intrapreso lo svolgimento. Probabilmente il risultato dell'80% poteva anche essere migliorato. E eventualmente anche quanto poi riportato dai dipendenti nel questionario. Infine, ripeto che secondo me sarebbe forse non opportuno ma utile un'analisi di questi questionari da parte anche di un tavolo che coinvolga le opposizioni. Grazie. Grazie consigliere Imola. Essendo terminate le risposte alle interrogazioni, passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, presentazione di nuove interrogazioni. La prima in elenco è quella del consigliere Vescovi Sabrina, che è arrivata, quindi posso farla, l'ho vista, ad oggetto procedura di assegnazione in concessione, scusate, dell'arboreto Cicchetti. Prego consigliere, 5 minuti. Grazie Presidente, intanto grazie anche alla disponibilità a posticipare. 2 ore andate e ritorno da Rimini questa sera per Ecomondo, serve il DRC. Interrogazione relativa alla... Consiglieri, vi prego. Scusate. È stata simpatica, andiamo avanti. No. Interrogazione relativa alla procedura di assegnazione in concessione dell'Arboreto Cicchetti. Con la seguente interrogazione, la sottoscritta Vescovi Sabrina, in qualità di consigliere comunale del Comune di Riccione, avendo appreso da notizie stampa che sulla procedura di affidamento della concessione quindicinale dell'area denominata Arboreto Cicchetti sarebbe pendente esposto avanti alla Guardia di Finanza, preso atto della nota di riscontro della dottoressa Massara in data 14 agosto in risposta alla mia richiesta di parere giuridico amministrativo sulla procedura di affidamento dell'arboreto di cui è la determina numero 885 del 12/6/2019, in cui la segretaria comunale confermava che la concessione d'uso dell'arboreto dovesse essere oggetto di una delibera di consiglio comunale ad oggi ancora non adottata. Avendo appreso da notizie stampa che l'amministrazione non avrebbe acquisito il parere della sovrintendenza in merito alla realizzazione di un parco avventura in area di pregio con particolari vincoli ambientali ed urbanistici e che il medesimo ente avrebbe svolto un sopralluogo al fine di svolgere le dovute verifiche, sarebbe in attesa di ricevere informazioni dal Comune, tutte informazioni stampa, interrogo l'assessore al patrimonio, dottor Luigi Santi, al fine di ricevere le seguenti informazioni. Se è intenzione dell'ente procedere con l'annullamento del bando di affidamento in concessione d'uso ai fini di autotutela nei confronti dell'ente stesso, quando e se sarà istruita la pratica di delibera da parte del Consiglio Comunale che ha il compito di approvare il progetto di concessione d'uso e il piano di valorizzazione immobiliare già approvato dalla Giunta con delibera numero 289 del 30 luglio 2019. A tal fine la scrivente chiede che venga predisposta risposta scritta nei tempi previsti dal regolamento di Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Conti Carlo. A titolo interrogazione Arboreto Cicchetti. Noi diamo seguito a un accesso agli atti che abbiamo fatto e chiedevamo chiarimenti in merito a quello. Con la presente interroghiamo sindaco e assessore competente sulla situazione dell'Arboreto Cicchetti. A seguito del nostro accesso agli atti ci è stato risposto che gli interventi rientrano, virgolettati, in un contesto di salvaguardia della sicurezza pubblica e di mantenimento in equilibrio di una preziosa area boscata e cittadina. Essi non possono che rientrare, ai sensi del capitolo 1,2.3 del vigente regolamento comunale del verde urbano pubblico e privato, fra quegli interventi non soggetti ad autorizzazione e quindi compensazione, in quanto facenti parte di un progetto di riqualificazione del verde approvato da settore ambiente e che producono un miglioramento ambientale ed estetico-culturale. Vorremmo sapere quindi qual è il progetto approvato dal settore ambiente, con quale atto si è definita la situazione di emergenza per sicurezza pubblica che ha poi determinato l'intervento, qual è il numero delle essenze arboree abbattute, se su quell'area sia presente un vincolo boschivo,
se su quell'area sia presente vincolo boschivo, se l'attività che si dovrebbe insediare rispetta eventualmente questo vincolo qualora presente e se quell'area sia già stata assegnata al vincitore del bando indetto per la stessa. Perché infine non si è ritenuto, come da articolo 42 del TUEL, di coinvolgere il Consiglio Comunale nella decisione di una concessione di tal specie e di così lunga durata. Richiedo cortesemente risposta scritta ex articolo 47 del regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Grazie. Grazie consigliere Conti. La prossima interrogazione è del consigliere Marina Gambetti, a titolo DAE, defibrillatore automatico esterno nelle scuole e palestre. Prego consigliere. Grazie. Allora la prima parte dell'intervento, buonasera a tutti, è un copia e incolla di un intervento che abbiamo già fatto, l'importanza dei defibrillatori esterni, 65.000 morti per arresto cardiaco all'anno in Italia, il 70% avviene in presenza di testimoni, questo è molto importante, la percentuale di sopravvivenza di questi pazienti è bassissima perché ogni minuto che passa dall'arrivo dei soccorsi si perdono il 10% di probabilità di sopravvivenza e quando un'ambulanza arriva presto arriva in giro di 7-8 minuti, quindi i conti sono presto fatti e quindi già abbiamo anche assistito un paio di episodi in questo comune quest'estate sulla spiaggia di una defibrillazione precoce che ha messo in piedi un ragazzo di 27 anni che ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Allora, tutta questa manfrina, qui c'è la parte nuova perché se Dio vuole anche la legislazione si muove e la giurisprudenza pure. Quindi sta crescendo la consapevolezza e della necessità di questi strumenti come negli altri paesi europei e c'è stata l'approvazione di una legge che viene chiamata la legge del buon samaritano, una legge che è stata approvata dalla Camera il 30 luglio del 2019, dopo purtroppo sono successe delle problematiche al governo, però questa legge è stata approvata all'unanimità, quindi fa ben sperare che passi anche al Senato. Questa legge si chiama disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Ma molte volte succede che anche in presenza, le persone non intervengono in caso di defibrillazione, in caso di arresto, perché non sanno cosa fare, hanno paura di fare più danno oppure possono avere anche paura di conseguenze. Anche perché fino a poco tempo fa questo era un atto medico. Viene accusato un atto medico e quindi chi lo esercitava faceva un abuso della professione. E adesso ci sono tutta una serie di sentenze, di leggi, per cui alla fine, secondo l'articolo 54 del codice penale, poi l'articolo 593, comunque li ho dettagliati nell'interrogazione, praticamente è l'uso del defibrillatore esterno da parte di una persona estranea al settore sanitario, quindi da parte di un laico, non costituisce reato e rappresenta anzi un'attività lecita sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista etico. Allora questa legge che si presume che è un iter perché poi c'è caduto anche il governo, non su questo ovviamente, prevede l'acquisto dei defibrillatori, il posizionamento nelle scuole, nelle palestre, nei luoghi di grande affollamento e iniziare a fare anche dei corsi di primo soccorso. Allora, quindi, riguardo all'interrogazione che avevo fatto in precedenza, viene sgombrato il campo da tutti i lacci, lacciuoli medico-legali e chiedo al sindaco di fare una programmazione, insomma, non è che ne compriamo 50, 200, anche perché i defibrillatori esterni costano veramente poco adesso, di programmare l'acquisto di questi strumenti da posizionare, scusa, non avevo capito, no, pensavo che diceva qualcosa, no, Presidente, no. Mi scusi, l'acquisto di questi strumenti da posizionare nelle palestre, nelle scuole e nei luoghi dove sono previsti assembramenti, ma soprattutto di favorire la diffusione il più possibile di una cultura di primo soccorso, una cultura che porti a un'educazione sanitaria in materia di arresto cardiocircolatorio. Nella nostra città sono presenti diversi istruttori di BLSD che hanno già fornito
gratuitamente la loro disponibilità a un piano che possa prevedere dei corsi nelle scuole, nelle palestre e quando richiesto. Io stessa sono stata contattata dei rappresentanti scolastici. Tutto questo però, tutto questo non nulla toglie alla certificazione dei corsi che fanno gli istituti preposti per il responsabile della sicurezza, servirebbe solo a cominciare a creare dal basso dai nostri ragazzi un clima di consapevolezza di cosa fare e dotarli degli strumenti. Allora, a questo punto io interrogo il sindaco se è disposto, sindaco perché è il capo della sanità. Queste azioni che andrebbero fatte non possono essere lasciate alla spontaneità o al caso, no? Ma vanno incardinate in un progetto organico con una calendarizzazione stabilita. E qui finisce la mia interrogazione. Fuori microfono dico anche che sarei disposta dare il mio contributo professionale e organizzativo a questa cosa se non avessi avuto paura di essere tacciata di voler mettere il cappello su una cosa di questo genere. Non mi interessa di mettere il cappello, mi interessa che lo facciamo. Grazie. Grazie consigliere. La prossima interrogazione del consigliere Imola Simone, a titolo interrogazione buon vicinato Viale Cantù. Prego consigliere, 5 minuti. Grazie Presidente, molto meno. Sono a richiedere all'assessore Galli se conferma quanto detto al comitato di buon vicinato di Viale Cantù circa l'intenzione di ricostruire la casina sita appunto all'ex centro di buon vicinato in Viale Cantù. In particolare sono a richiedere con quali tempi e risorse intende gestire l'intervento. Grazie consigliere. La prossima interrogazione del consigliere Andruccioli, a titolo piano urbano mobilità sostenibile. Prego consigliere. 5 minuti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La mia domanda è per il Sindaco e chiedo di conoscere se è intenzione di questa Giunta adottare un piano urbano per la mobilità sostenibile nella nostra città. In ogni caso chiedo di conoscere quali siano le strategie e le azioni di intervento che questa amministrazione comunale vuole adottare nell'ambito del sistema mobilità urbana e con quale metodo intende eventualmente operare. Ritengo infatti fondamentale delineare un quadro pianificatorio che includa non solo lo sviluppo della mobilità sostenibile, ma coinvolga anche la qualità ambientale ed urbana, le relazioni sociali ed economiche che armonicamente dovranno interagire con il piano. Ringrazio per l'attenzione. Grazie consigliere. L'ultima interrogazione del consigliere Imola Simone, a titolo impianti sportivi ASAR. Grazie Presidente. Prego, 5 minuti. Sì. In data 31 ottobre la proprietà ceschina sfratta l'ASAR facendo riferimento ad alcuni abusi edilizi scoperti negli anni passati dalla Guardia di Finanza. La proprietà ceschina nel corso dell'estate, prima di arrivare allo sfratto, ha sollecitato più volte la risposta del Sindaco e dell'amministrazione comunale come manifestato durante l'incontro del 31 ottobre. In particolare attendevano una risposta circa dalla fine di agosto. Non è possibile, a mio modo di vedere, che ogni qualvolta ci sia un problema questa amministrazione debba fare traboccare il vaso per poi provare a risolverlo. Da quello che so, o perlomeno spero, sembra che si sia trovata la soluzione in questi giorni, ma ritengo inaccettabile che in questi mesi non si sia fatto nulla per prevenire che questo disagio ai dirigenti, allo staff dell'ASAR, ai ragazzi tesserati dalle loro famiglie venisse messo in atto. Chiaramente oltre a questo disagio c'è stato anche un disagio dal punto di vista economico per quanto riguarda i maggiori costi relativi all'affitto dei campi per permettere il corretto proseguimento dell'attività sportiva. Un fatto analogo, non in termini di sfratto ma in termini di disagio, sta accadendo al campo di Spontricciolo, dove dopo l'assegnazione del bando coesistono due realtà, il Riccione Calcio che gestisce il campo e lo Spontricciolo che lo ha sempre gestito fino al bando ed ora lo utilizza grazie alla concessione del Riccione stesso. In questo caso le due società si accordarono senza la mediazione dell'amministrazione prima del bando, ma come era previsto ora la convivenza sta iniziando a scricchiolare come manifestatomi da entrambe le parti.
Proprio in questi giorni, da quello che so, le società sono state ricevute dall'assessore, ma anche in questo caso a danno già avvenuto. Mai che, come detto prima, quando si manifesta un problema, nessuno si muova un dito prima che ciò avvenga. Finita questa breve digressione sul campo di Spontricciolo, torno all'ASAR. Sono a richiedere quali sono le iniziative che l'amministrazione intende intraprendere e quali sono quelle già intraprese a seguito dell'atto di sfratto e come l'amministrazione si è adoperata, se lo ha fatto, per garantire la continuità degli allenamenti alla società ASAR in questo periodo. Grazie. Grazie, consigliere. Essendo terminate le interrogazioni, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, a titolo conferimento della cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso. Propone l'assessore Caldari. Grazie, grazie Presidente, buonasera a tutti. La delibera che portiamo in votazione è una bella delibera che mi auguro tra l'altro raccolga il consenso unanime del Consiglio ed è il conferimento della cittadinanza onoraria di Riccione a Tommaso Paradiso. Era il 21 giugno del 2017, il giorno in cui la Carosello Records ha pubblicato il singolo Riccione scritto da Tommaso Paradiso e da Dario Faini in arte Dardust e Alessandro Raina. È un brano che attraverso le sonorità classiche dei giornalisti, quindi con suoni un pochino vintage, un pochino moderni, racconta un po' le immagini e le sensazioni di un'estate senza tempo, dell'estate per antonomasia. E dobbiamo ringraziare Tommaso perché ha voluto identificare in questa estate perfetta la città di Riccione. In contemporanea alla canzone è uscito anche un video che hanno comunque registrato due giovani registi romani, in arte si chiamano Yunaz, i nomi sono un po' difficili, Antonio Sbergo e Nicolò Celaia, e quel video è stato per gran parte girato a Riccione e in parte anche a Cattolica. Riccione è un singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di visual su YouTube, inizia a scalare tutte le classifiche radiofoniche, raggiungendo velocemente il triplo disco di platino e arrivando primo nell'airplay radiofonico, primo sulla classifica di iTunes, secondo nella top 50 Italia di Spotify e vincendo il premio di RTL 102.5 Power Hits come singolo indipendente più suonato dalle radio dell'estate 2017. Se oggi andate su YouTube, il video Riccione cuba quasi 100 milioni di visual. Quindi credo che Tommaso Paradiso, che in qualche modo tutti dobbiamo ringraziare per aver deciso di chiamare Riccione, quella canzone così famosa, abbia fatto un grandissimo lavoro per noi, un grandissimo lavoro di marketing territoriale, perché ha saputo comunque raccontarci, perché ci ha comunque promossi, perché in realtà ha veicolato il nome della nostra città, credo con il migliore immaginario possibile, perché in quella canzone, in quel video c'è un po' tutto quello che la gente si immagina quando pensa a Riccione. Ci sono i giovani nei primi amori, c'è la spiaggia, c'è il mare, le notti, la voglia di stare insieme, la spensieratezza, un vecchio jukebox che suona, una bicicletta che gira. E quindi insomma Tommaso ha saputo raccogliere forse lo spirito più intimo, più identitario di Riccione. E Tommaso è anche stato ultimamente protagonista, facendo il ruolo di se stesso, nel film che hanno terminato di girare poche settimane fa a Riccione, dal titolo Sotto il sole di Riccione, che forse per caso, forse per fortuna, gli stessi registi di Riccione del videoclip sono i registi del film che produce Lucky Red e che distribuirà Netflix insieme a Mediaset. Scritto da Enrico Vanzina, quindi con la sua sceneggiatura. In quell'anno, nel 2017, come amministrazione chiedemmo di poter avere dei giornalisti a cantare a Riccione. Pensate che il 21 di giugno era il primo giorno dell'estate del 2017, cantò
il primo weekend di luglio, quindi in pochissimi giorni però quella piazza fu pienissima e tutti capimmo il grandissimo potenziale della canzone Riccione, che oggi ancora è suonata nelle radio e cantata in tutti i locali e in tutte le spiagge d'Italia. Quel sole di Riccione ormai è diventato il sole di tutta Italia, quindi siamo diventati un po' l'estate di tutti, quello che in realtà siamo nell'animo. Per questi motivi pensiamo, insomma, per il grande contributo che Tommaso ha portato per la promozione, per insomma, il posizionamento, la narrazione della città, che oggi sia, come dire, corretto e sia un bel momento quello di poter conferirgli insomma, l'onorificenza del conferimento della cittadinanza onoraria di Riccione. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono degli interventi? Consigliere Mussoni, prego, l'intervento principale. Presidente, buonasera a tutti. È uso del nostro comune significare con la nomina di ambasciatore di Riccione la gratitudine verso quei turisti che, anno dopo anno, scelgono la nostra cittadina come meta di vacanza e che trasferiscono il loro amore per il nostro territorio a figli, parenti, amici. Tommaso Paradiso è già ambasciatore di Riccione. In 3 minuti e 16 secondi, con un pezzo che i critici musicali definiscono tormentone, è riuscito a conquistare 3 dischi di platino, raggiungere i vertici della Hit Parade e registrare con il suo video, girato a casa nostra, su YouTube, 100 milioni di visualizzazioni. A portare immagini e sensazioni di un'estate senza tempo, dell'estate per eccellenza, l'estate a Riccione, fuori dai nostri confini, a Roma, fuori dalle note, sulla pellicola, perché è proprio dall'emozione trasmessa con il testo dell'ex stage dei giornalisti che il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina ha trovato l'ispirazione e realizzato il film che, interamente girato in città, porterà i nostri angoli, paesaggi e mari ancora più lontano, in 130 paesi e all'attenzione di migliaia di persone dal 2020 con Netflix e successivamente in chiaro sulle reti Mediaset. Non è cosa da poco conto se si pensa che un progetto di ricerca promosso dal settore cinema della Biennale di Venezia ha evidenziato il ruolo e la capacità di un film di elevarsi a guida per la programmazione di una vacanza. 4 individui su 5 provano il desiderio di visitare un luogo presentato in un film. 1 su 5 dichiara di lasciarsi influenzare costantemente dal cinema nella scelta delle vacanze. Il 15% ha asserito di aver visitato un luogo per averlo visto al cinema. Questo effetto domino che, cito testualmente l'assessore Caldari, sappiamo tutti cosa significa in termini di immagine e ritorno mediatico, è una convincente motivazione per conferire al musicista il titolo di cittadino onorario, non solo suggello di un legame con la nostra città che è per lui il luogo del cuore, ma anche come ringraziamento per aver innescato quel meccanismo che alla frase sotto il sole fa rispondere al coro non solo riccionese, di Riccione, di Riccione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Vandi, prego. Sì, io questa sera sono davvero orgogliosa di continuare sulla falsariga del nostro assessore al turismo Caldari e della nostra amica Monica, perché essendo nata a Riccione ed essendo di Riccione e avendo sempre lavorato nel settore turistico, non so, questa cosa del film è rimasta così, sottotono, mentre invece per me è una cosa grandissima, perché quelli un pochettino più grandi come me, non so se si ricorderanno alcuni film importanti come Sapore di mare, che ha un po' rilanciato tutta la Versilia, oppure Vacanze di Natale, che ha riportato in auge Cortina. Così io la vedo sulla falsariga anche per noi Riccione. Sotto il sole di Riccione ci porterà un ritorno d'immagine immensa, che penso che nessuno spot pubblicitario di questo mondo, e spendendo migliaia di euro, avrebbe potuto e ci porterà, perché come ha detto la Monica andremo in 130 paesi del mondo, 130, non so se avete bene l'idea di quanti milioni di gente vedrà il nome di Riccione, che alcuni non sapranno neanche, non l'avranno mai sentito, ma da lì impareranno a conoscere Riccione, ma non solo Riccione, ma anche tutto il litorale, perché bene o male è stato toccato anche Rimini, Cattolica e Gabice, ma più che altro è stato investito tutto su Riccione. E io mi ricordo ancora quando tempo fa
L'assessore Caldari insieme al nostro sindaco sono stati chiamati giù a Roma, l'emozione che ci hanno trasmesso quando sono tornati, perché avevano scelto a Roma Riccione, la località turistica loro per eccellenza. Sì, noi Riccione siamo per eccellenza, scusate questo orgoglio che ho, ma da buon riccionese mi tocca e vi tocca subire Riccione. Oltretutto nel titolo ha messo Riccione, non è più vacanze oppure sapore di mare, no, ma Riccione, sotto il sole di Riccione. Avremo un riscontro adesso, perché il mese entro l'estate uscirà prima su Netflix e poi l'anno dopo sui canali di Mediaset. Non lo so, l'importanza è enorme. È andata sotto gamba, oltretutto il tutto senza pagare neanche un soldo, perché è stato tutto commissionato da Lucky Red e da Netflix. Non lo so, cosa vogliamo di più? Spesso e volentieri, un'altra immagine vi vorrei ricordare, le parole che ha detto Vanzina poco prima di andare a Roma, e ha detto così, che lui si era innamorato di Riccione, non lo conosceva bene, ma si è innamorato di questo paese. Noi spesso ci dimentichiamo la fortuna che abbiamo di vivere in questo posto, di avere questo mare, di avere questa sabbia. Litighiamo per stupidaggini e non lottiamo insieme per far sì che questa cosa... che questa cosa avvenga, che si propaghi. Abbiamo, come sempre, come ha detto Vanzina, un'occasione unica e non dobbiamo perderla, perché il nome di Riccione sarà sparso in 130 paesi. Per me è quasi una cosa che anni fa non ci avrei mai pensato. E questo grazie, veramente devo dire un grazie alla nostra amministrazione, al nostro sindaco che ci crede, che si spende. Non voglio fare nessun elogio, ma è la verità. Io mi sento veramente coinvolta con questa amministrazione, perché più di così non riesce a fare, e fa tanto, è sempre sotto tono, senza mai far vedere quello che fanno. Ciliegina sulla torta, e faccio per finire, anche aver dato la cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso, che fino a 2 anni fa, nel 2017, era un perfetto cantautore romano quasi sconosciuto, e sotto il sole di Riccione è stato il tormentone del 2017, ma non solo, perché ha continuato. Io giro e questa canzone viene suonata e ballata nei posti dove c'è felicità, dove c'è gioia di vivere, ed è questo Riccione. Non dimentichiamolo mai, i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno lasciato questa immagine, non continuiamo a dire stupidaggini. Sono delle occasioni uniche, sia il film che questo Tommaso Paradiso, che ha continuato. Oltretutto Tommaso Paradiso ha voluto scegliere Riccione come suo primo video da solista, e l'ha voluto scegliere Riccione girandolo su Viale Ceccherini, con chi? Come comparsa del suo video? Cantanti conosciutissimi, da Fiorello alla Mannoia a Giovanotti e tanti altri. Insomma, io sono veramente orgogliosa di fare questo intervento, e che intervento non è, ma con tanta gioia. E non lo so se è stata capita questa cosa, ma è un'occasione davvero unica per Riccione. Grazie amministrazione, grazie Riccione. Grazie consigliere Vandi. Non essendoci altri interventi, sindaco vuole replicare? Sindaco? No. Dichiarazione di voto? Consigliere Vescovi, prego. 2 minuti. Condividiamo molti dei passaggi fatti dalla consigliera Mussoni e anche dalla consigliera Vandi. Riteniamo che tutto ciò che può rappresentare promozione della città sia un elemento positivo. La cittadinanza onoraria però noi questa sera, consigliera Vandi, la diamo a Tommaso Paradiso, non a Vanzina, e tutto il suo intervento probabilmente vi dovrebbe aprire la possibilità, visto che la si dà a Tommaso Paradiso, a questo punto di darla anche a Vanzina e forse anche ad n altre persone. E questo è il motivo per cui noi questa sera su questa vostra proposta ci asterremo, perché riteniamo da un punto di vista sostanziale che la cittadinanza onoraria sia una questione veramente molto forse anche più, diciamo così, seria che non semplicemente la capacità di promuovere la città nel mondo, che è comunque un fatto positivo. Non riteniamo di dover essere contrari, perché comunque sia è un intervento che fa del bene a Riccione,
Contestiamo invece da un punto di vista formale le modalità, perché voi la cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso gliel'avete data il 4 ottobre durante lo showcase di registrazione del film, prima di venire in Consiglio Comunale, quindi di fatto anche prima di interpellarci. La nostra opinione questa sera vale molto poco e quindi ci asterremo. Grazie. Grazie, consigliere Vescovi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione la pratica. Prego, consiglieri, potete votare. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario, scusate, sta arrivando l'inverno, e 5 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità. Quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Col medesimo risultato, 16 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Ora passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Delibera di indirizzo 2019, legge regionale 21 dicembre 2017, proponente il sindaco Tosi Renata. Prego, signor sindaco. 10 minuti. Grazie Presidente. È veramente con grande piacere e anche dopo il grande e lungo lavoro che è stato svolto in primis dagli uffici e anche dai consiglieri che questa sera presentiamo la delibera di indirizzo con la quale appunto diamo il là alla risposta alle ultime 10 proposte nell'ambito del bando delle manifestazioni di interesse che ha interessato nuovamente la parte amara della città per dare l'opportunità ai privati di poter, assieme all'amministrazione, andare a compiere una pianificazione della città che possa dare sviluppo e concretezza alla Riccione di domani. Dicevo con grande lavoro in primis degli uffici perché effettivamente questo secondo bando si è accavallato già alla presentazione degli accordi che provengono dalla delibera di indirizzo che abbiamo approvato nel dicembre scorso, quindi oltre alla presentazione del secondo step del primo bando si sono accavallati anche e per fortuna queste nuove 10 proposte, quindi capite che la mole di lavoro da parte del settore è stata particolarmente importante, però compiuta sempre con grande professionalità e con grande precisione. Quindi con questa delibera questa sera riusciamo a dare una risposta a quelle che sono appunto le manifestazioni che interesseranno diversi punti della città ed elencandole semplicemente per ordine dal confine sud al confine nord, voglio ricordare la proposta che interesserà lo sviluppo e la rinascita e la rigenerazione della Mater Dei, quindi la possibilità per quella struttura che ancora oggi è un punto irrisolto della città di poter vedere applicato il principio e la proposta, l'opportunità del condotel, però con anche una contribuzione da parte del privato di sviluppare, di completare assieme alla proposta già pervenuta circa lo sviluppo dei campeggi, quello che è il lungomare di Via Torino e quindi la nuova porta d'ingresso nella zona sud. Poi avvicinandosi da sud verso nord incontriamo quella che è la proposta invece che ci è stata formulata dalla proprietà ceschina sull'attuale Dancing Bollicine, quindi lo sviluppo di un hotel all'interno del quale prevedere e realizzare un ristorante con anche dancing. Secondo noi questa opportunità
che darebbe anche l'occasione all'amministrazione di acquisire diversi punti della città che vengono riconosciuti in proprietà e in cessione all'amministrazione, in modo particolare e con particolare interesse alcuni tratti dell'Arenile attualmente, diciamo, frontestanti alle zone 20-24, 20-25, che sono particolarmente preziosi per la città di Riccione, ci permette di dare insieme una risposta al privato e anche valorizzazione con una nuova destinazione che sicuramente decideremo in questo consesso a aree particolarmente pregiate della città. Proseguendo sempre sul tratto del Viale Torino, incontriamo poi la proposta sulla Perla Verde, anch'essa una ex colonia di Riccione da tempo chiusa a causa, insomma, fallimenti e acquisizioni e retrocessioni all'istituto bancario. Anche in questo sito si vedrà l'applicazione del Condotel, con secondo noi un possibile, appunto, risvolto positivo di quelle che sono ingenti superfici in termini di metri quadri che oggi non riescono a trovare una risposta compiuta e proficua all'interno dello sviluppo, appunto, della città, ma in quel contesto dove a fianco, ricordo, ci sarà la risposta alla zona termale e lì adiacente quello che è lo sviluppo oltremodo di quella che è il camping Adria, sicuramente avrà una contestualità e un'opportunità maggiore. Per quanto riguarda poi, proseguendo, come dicevo, verso ancora il centro, incontriamo quella che è la proposta che ci viene formulata dalla proprietà del Grand Hotel, una proposta assai interessante. Sappiamo quanto il Grand Hotel sia e stia nel cuore della città di Riccione in tutti i sensi, perché è una struttura storica, nel contempo è una struttura da tempo ferma e in decadenza, che vedrà con questa proposta, alla quale diamo respiro e opportunità, la possibilità di rigenerarsi attraverso, appunto, sì, la formula del Condotel, ma nel contempo anche la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che vada a rispondere a quello che è il bisogno anche del business, nonché del benessere, e la realizzazione nel fronte mare attualmente occupato a lastra di parcheggio di un edificio che, edificato su una piastra commerciale, prevederà sì del residenziale, sempre e comunque con vocazione seconda casa e quindi comunque in risposta turistica, con sovrastante una superficie da destinarsi eventualmente a ristorante. Questa è una proposta veramente corposa, oltre che importante, degna logicamente del Grand Hotel, al quale vogliamo assolutamente dare gambe e forza, data l'importanza, come dicevo, non solo di essere nel centro della città, quindi nel cuore fisico della città di Riccione, ma anche nella memoria e nella voglia dei riccionesi di trovarvici di nuovo vita ed attività all'interno di quella struttura. Veniamo poi alla proposta attinente al Savioli, una proposta che attendevamo da tempo, che va a riqualificare ciò che, come ho sempre detto, non appartiene semplicemente ai privati, ma è parte, diciamo, della storia e anche dell'essere Riccione, perché è la quinta della maggior parte, insomma, non solo delle foto, ma della realtà della città di Riccione e dei propri riccionesi nel cuore del porto. Viene fatta una proposta di andarvi a riqualificare una struttura che, come sappiamo, necessita di un intervento da tempo, con la formula anche qui del Condotel, ma oltremodo arricchito con tutta quella gamma di servizi che la proprietà ci propone in termini di benessere e in termini di ristorazione, che ne faranno sicuramente un hotel di alta gamma di cui la città ha sicuramente grande bisogno. Proseguendo poi lungo il lungomare 3 ci sono due piccole proposte che parzialmente hanno ricevuto
da parte insomma della maggioranza una proposta positiva. Incontriamo nello specifico lo sviluppo a mare dell'Arizona, che come abbiamo individuato e indicato nella delibera avrà l'opportunità sì di ridisegnare quello che è il fronte sul nuovo lungomare 3, ma con la condizione che tale sviluppo possa vedere appunto allineato alla sua stessa proposta anche altre proprietà. Mentre per quanto riguarda la retrostante proprietà sul viale d'Annunzio Fratelli Lombardi e Fratelli Mariani, in questo caso la proposta che ci è stata formulata in termini esclusivamente di residenziale non potrà avere compiuta realizzazione, in quanto, come sappiamo, le linee di indirizzo e più precisamente il bando prevede semplicemente ed esclusivamente l'attuazione di ciò che è previsto nell'ambito del PSC in riduzione e con un elemento qualitativo e ambientale migliore, e la proposta fatta non sta nell'ambito di quelle che sono gli usi insediabili in quel sito. Quindi ritorniamo a ricordare alla proprietà la possibilità invece di poter ricalcare nel sito dell'attuale parcheggio fronte appunto il viale d'Annunzio di tutti quei servizi anche all'hotellerie di cui le stesse proprietà sono titolari. Per quanto riguarda poi la zona più prospiciente e il Marano, vediamo due interventi molto diversi tra di loro. Uno interessante, una singola proprietà, più precisamente l'hotel Etna, che appunto ci dà l'opportunità di ripensare assieme a lui ad un'area destinabile a servizi, con la possibilità di migliorare i propri servizi, meglio appunto, scusatemi la duplicazione di parole, ma i propri servizi alla clientela, permettendoci di fornire area riservata anche a un solarium con piscina, nonché anche area di servizi all'hotel. Quindi la possibilità di ampliare in maniera importante e in maniera anche proficua quelle che sono le opportunità per l'esercizio dell'hotellerie a Riccione. Per quanto riguarda invece la colonia o ex colonia Primavera, fronte viale d'Annunzio, in questo caso la proposta che ci è stata formulata dalla proprietà può essere fatta propria nell'ambito delle linee di indirizzo solo in parte, in quanto permettiamo per l'appunto alla proprietà di applicare quella che è la formula del condotel con la protezione, così come già indicata nella scheda del sito, di quella che è la facciata dell'immobile stesso. Concludiamo queste 10 proposte con una proposta che ci perviene circa l'ex colonia Serenella, che ci inorgoglisce perché è una proposta che va ad incrementare quelle che sono le strutture scolastiche presenti a Riccione, con una soluzione, anche se solo abbozzata dalla proprietà nell'ambito delle manifestazioni di interesse, particolarmente gradevole e rispondente a quelli che sono anche i nostri desiderata in termini di risposta alle giovani generazioni che con noi condivideranno appunto la bellezza della città di Riccione. Con poi il respiro di questa progettazione collocata nella parte retrostante l'hotel Le Conchiglie, ci permetteremo anche attraverso una rivisitazione della colonia Serenella di andare anche a realizzare quel campus, quindi quel nuovo anche modo di godersi la scuola non solo in inverno ma anche nei frangenti estivi, che come ricordate era parte del nostro programma elettorale e con grande forza abbiamo lavorato in questi anni affinché questa destinazione, soprattutto in quella zona e con quella particolare vocazione, potesse essere in un qualche modo assecondata e realizzata. Manifestazioni di interesse che, come capite, sono una gioia, sono una ricchezza, sono una grande opportunità, perché prima di tutto danno voce ai privati, quindi ci permette di
ribaltare quella che è il modo di pianificare la città, e quindi senza imposizioni ma con grande condivisione, partendo da coloro che in primis fanno economia in una città e quindi investono di proprio, rischiano di proprio e secondo noi devono avere anche l'opportunità di avere dalla propria un'amministrazione che con il giusto equilibrio degli interessi pubblici e privati disegna insieme a loro la nuova città. E dall'altro lato anche complessivamente un orgoglio nel fatto che in un tempo molto limitato, un anno e mezzo circa, siamo riusciti a ricevere più di 30 proposte in un arco di litorale di soli 6 chilometri e quindi questo è un segno di grande vitalità da parte dell'imprenditoria, grande vitalità da parte di una città che finalmente ha potuto leggere in un'amministrazione quella disponibilità, quell'apertura, quella leggerezza e quel giusto rispetto tra pubblico e privato che mantiene i ruoli ma nel contempo non soffoca quelle che sono le grandi opportunità che da parte del privato devono appunto avere risposta in una città. Grazie mille. Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi? Non essendoci interventi, consigliere Maiolino, è l'intervento principale? Sì, è l'intervento principale. Buonasera a tutti. In primo luogo vorrei ringraziare tutti i nostri uffici tecnici e fare un plauso all'architetto Odette e Tomasetti e alla geometra Grazia Guiducci, preziosi professionisti a disposizione di noi tutti per l'ottimo lavoro svolto. Relativamente a questa pratica non parlerò di elementi specificatamente progettuali, quelli saranno a disposizione di tutti sul portale del Comune di Riccione sotto la voce Riccione in Progress, sito che vi invito tutti a visitare. Con questa delibera andiamo a dare una risposta celere agli operatori che con il secondo bando hanno presentato le 10 nuove manifestazioni di interesse che ridisegneranno la nostra nuova Riccione con i prossimi accordi operativi ed andranno successivamente ad approvare. Le manifestazioni di questa sera, tutte estremamente importanti e vitali per la nostra città, come ad esempio il progetto Savioli, la Perla Verde, la Colonia Primavera e l'ex Colonia Serenella, per citarle solo alcuni, e quelle presentate nel primo bando rappresentano il risultato evidente dell'eccellente lavoro di squadra tra privati ed amministrazione, fondamentale per rilanciare la città e la sua economia. Soffermandomi sul progetto dell'ex Colonia Serenella al confine di Riccione Nord, zona Marano, ebbene questa manifestazione di interesse presentata dalla Fondazione Caris, proprietaria oggi di questa area, che propone la realizzazione di un importante complesso scolastico che spazierà dal nido l'infanzia alle scuole medie. Un progetto ambizioso che comprenderà un centro servizi per la scuola ed un campus, oltre all'ingolbamento dell'edificio dell'ex Perla, ora Yellow, per la realizzazione di una biblioteca in stretta sinergia con il sistema bibliotecario comunale, fino a spingere sull'arenile con l'individuazione di una soluzione di idee alla didattica. Un progetto con una destinazione d'uso che porta un pezzo di città, che apre all'intero territorio perché tutti i comuni limitrofi potranno beneficiare di questa nuova scuola, che darà luce ad una zona come quella delle colonie, abbandonata da decenni, oggetto di degrado e che darà luce al futuro dei nostri giovani mediante la creazione di nuove scuole. A proposito quindi di scuole e di investimenti, in questo mandato abbiamo investito moltissimo sull'edilizia scolastica. Proprio oggi sono iniziati i lavori della demolizione della nuova scuola panoramica che presto consegneranno alla città una nuova scuola. Infine, soffermandomi sull'importanza della scuola, voglio citare una frase di un pedagogista e filosofo, Ivan Illich, secondo cui la scolarizzazione è la moneta più preziosa di una città. Ecco, aggiungerei a questo che l'amministrazione Tosi ha avuto il coraggio di spendere, dopo anni di mobilismo e speculazione edilizia ai danni della collettività, come nel caso delle scuole Manfroni, oramai retaggio di un passato politico che per fortuna oggi è cambiato. Grazie.
Grazie, consigliere Maiolino. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Conti. Prego, consigliere. Dieci. Grazie, presidente. Vale la pena fare qualche distinzione fra queste manifestazioni di interesse e quelle che sono state portate tempo fa, perché, come ci è stato detto in commissione, queste sono spunti e suggestioni, sono state chieste agli imprenditori, sono state chieste ai riccionesi le idee che avevano su quelle aree. Precedentemente abbiamo chiesto degli accordi operativi e quindi siamo andati molto oltre quello che stiamo facendo oggi qui. I numeri che vengono sventolati. Io non voglio, per una forma di eleganza, andare sulle singole manifestazioni con nomi, cognomi o quanto, però se sono d'accordo con il consigliere Maiolino sulla questione delle colonie, è anche vero che questo non è lo strumento ideale per quello, perché vogliono tutti fare condotel e abbiamo visto che lo strumento ideale è quello dei condotel. Questo è un'opportunità in più che gli viene data, va ricordato che però questo strumento necessita dell'interesse pubblico. Okay? Quindi molti degli interventi che sono stati esposti, sarei molto curioso di sapere come fanno a rientrare nell'interesse pubblico, perché, come ha esposto il sindaco, ripeto, non voglio andare sui nomi dei singoli interventi perché non è piacevole, non è mia intenzione. Io sto facendo un discorso molto più generale, un intervento che migliora i servizi, i propri servizi alla clientela e permette di offrire un servizio in più, non mi sembra l'interesse pubblico che si deve trovare dietro una manifestazione di interesse. Trovo la tempistica di questa pratica nei confronti di alcuni imprenditori, e l'ho sottolineato anche in commissione, non proprio corretta, perché gli facciamo presentare e poi gli diciamo vi dovrete adeguare alle linee o al master plan che ci sarà. Ci avete detto in commissione che il master plan di Viale Ceccherini fra un anno si comincerà a discutere, questi hanno 6 mesi per presentare le manifestazioni di interesse, il master plan del porto sarà pronto probabilmente a gennaio, dovranno riadeguare i loro progetti, quindi se avete tutto questo entusiasmo mi fa piacere, siamo in una fase molto molto preliminare rispetto alle altre manifestazioni di interesse che, nonostante fossero così avanzate, mi sembra che ancora il Consiglio Comunale, io di accordi operativi, non ne abbia votati. Forse ero assente, non mi sembra, ma non ne ho votati. Detto questo, però, è anche vero, e ritorno all'argomento di prima delle colonie, che è interesse di tutti che le colonie vengano recuperate e non vengano lasciate in quello stato. Però è anche interesse di chi deve investire di avere certezza che non avrà problemi. E allora, c'è già stata parecchia polemica sulla questione dei condotel, ma la vorrei ribattere, ma non in senso polemico. Io la vorrei ribattere semplicemente perché abbiamo un parere dei tecnici della Regione che hanno redatto la legge, che spiegano in che cosa il nostro recepimento non era corretto. Allora, noi continuiamo a sostenere che il nostro recepimento fosse corretto, esponendo, secondo me, chi vuole andare a investire a tutti i rischi ai quali non andrebbe esposto, perché l'amministrazione deve tutelare chi investe, okay? Deve creare un contenitore blindato all'interno del quale uno può stare tranquillo, quindi se magari risistemiamo quella faccenda siamo tutti più tranquilli e più sereni, anche che probabilmente questi interventi potrebbero anche partire. Mi permetta solo una cosa, consigliere Maiolino, sulla questione dei tempi della speculazione edilizia. Noi su questo mi sono sempre speso, perché io invece ritengo che noi in questo consesso, in questo periodo, abbiamo aperto completamente alla speculazione edilizia, modificando gli strumenti in modo che permettessero cose, a mio parere, non corrette,
sul territorio, è chiaro che gli imprenditori si muovono e sono invogliati. Se io posso prendere e trasferire immobili da dove valgono 500 euro al metro a dove ne valgono 10.000, sono invogliato, sì. Se posso aumentare cubature, posso costruire in zone dove non era previsto costruire di pregio di Riccione, è normale che sia invogliato. Per rimanere sul tema, però, io vi vorrei sottolineare un'altra volta che dietro a queste manifestazioni di interesse ci deve essere un interesse pubblico. Non mi spaventano, nessuna di queste mi spaventa o mi preoccupa, su alcune anche perché, ripeto, come ci è stato detto, non siamo qui a votare dei progetti e quindi probabilmente la realizzazione potrà venire anche differente, però trovo che qualcuno di questi interventi non sia così gradevole o non sia così attuale come viene mostrato. Detto questo, è chiaro, siamo in una fase preliminare, è solo un'impressione, si andrà poi a valutare nell'effettività quando questi progetti eventualmente arriveranno. Però puntualizzo e ripeto, dietro queste manifestazioni ci deve essere un interesse pubblico per la realizzazione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Boschetti, prego, l'intervento principale. Sì, grazie Presidente, l'intervento principale. Se fossi titolista di quotidiani locali, domani io uscirei così. È un successo senza precedenti. Perché lasciatecelo dire, nessuno come noi a livello regionale ha portato a casa questi risultati così importanti per lo sviluppo della città turistica. Non solo abbiamo fatto gol, ma abbiamo raddoppiato, se vogliamo usare un eufemismo calcistico. La città reale ha capito e ci ha stimolato nel mettere in pratica quegli strumenti utili al rinnovamento, miglioramento e riammodernamento delle strutture ricettive riccionesi. La città reale, ovvero quella maggioranza silenziosa, operosa e propositiva, e dalla parte di questa amministrazione. È la città reale che non va sui giornali, non fa notizia, non copre di fango Riccione cercando lo scoop mediatico e di sensazionalismi isterici da social, non denigra la città. È la città reale che preferisce dialogare con l'amministrazione e costruire insieme il futuro, con coraggio e determinazione. La città reale, dicevo, sta con noi. Ne è la riprova questo nuovo successo del secondo bando, che ha visto raddoppiare la proposta dei privati in nuove manifestazioni di interesse. Questa amministrazione ha il merito di dare risposte e fornire strumenti agili e veloci per concretizzare gli importanti interventi di riammodernamento e riqualificazione. E la risposta è una città viva, ricettiva e pronta a mettersi in gioco, perché ha capito che questa amministrazione per prima ha fatto passi coraggiosi, rimandando un messaggio chiaro e forte. Questo non è più il tempo di stare fermi al palo, ma di investire idee, energie e risorse, regalandoci una nuova città, al di là di tutto, al di là delle false rappresentazioni che si vogliono dare, al di là di discutibili livelli di comunicazione di massa, al di là di sedicenti rappresentanze di categoria. Per la prima volta abbiamo dato agli imprenditori di questa città strumenti veri, reali, incontestabili, grazie ad una legge regionale che offriva dispositivi innovativi e che sin da subito abbiamo accolto con entusiasmo ed abbracciato. Sono state scelte coraggiose dove ci abbiamo messo la faccia, interrompendo quel sistema del passato che vedeva progetti calati dall'alto, incapaci poi di dare risposte. Non erano così scontate le risposte degli imprenditori, eppure lo hanno fatto con responsabilità. Basti pensare al Grand Hotel e al Savioli Spiaggia, due fari storici di questa operazione, due fari per Riccione. Eravamo di fronte a buchi neri, ereditati dal passato, e la peggiore delle azioni per questa città sarebbe stata lasciare quei buchi neri. Ecco perché oggi siamo qui a parlare di coraggio. Ecco perché abbiamo ritenuto assennato
e responsabile favorire accordi con gli operatori, dando loro strumenti e competenza dei nostri uffici tecnici e la capacità tecnica del personale dedicato al fine di attuare uno sviluppo di rigenerazione urbana. Tutti i passi che l'amministrazione doveva fare per far ripartire la rigenerazione di questa città li ha fatti, e li ha fatti velocemente. Ci auguriamo che nessuno abbia interesse a mettere i bastoni tra le ruote degli imprenditori, allo scopo di non regalare lustro alla città e di conseguenza a questa amministrazione. Nessuno osi mettersi contro la città. Siamo qui per fare i fatti e questa sera ribadiamo più che mai la nostra visione di città, cioè un'amministrazione che cammina al fianco della società. Fino a questo momento una certa parte politica i fatti li ha ostacolati, discreditandoci, instillando il dubbio che non meritiamo fiducia e tentando di spegnere gli entusiasmi degli imprenditori, cercando di demotivarli, di far nascere ostilità solo per interessi di partito, il più delle volte, cavalcando fake news o, cito la Treccani, manipolando la verità. E questa cosa vi si ritorcerà contro, perché qui, questa sera, uno di fronte all'altro, ci sono amministratori che devono sentire la responsabilità di dare risposte e di incoraggiare tutti coloro che in questa città portano idee innovative ed investono. Tutto il resto è anti-Riccione. Manomettere la realtà è atteggiamento molto grave. Ed in questa città il PD lo sta facendo artatamente sia su piccoli che grandi argomenti. Ne è esempio la questione ASAR. Perché in questo caso dovreste essere con noi nel convincere e motivare la proprietà a dare attuazione a ciò che in questo Consiglio Comunale ha promesso di fare e che noi tutti abbiamo accettato ciò che loro hanno richiesto. Se non aveste questa fregola di manomettere la realtà, prodomo vostra, dovreste essere al nostro fianco e non contro noi e conseguentemente contro la città, perché in questo caso ve ne assumerete la responsabilità. La rigenerazione di Riccione è partita. Noi cambieremo questa città. È una giornata storica per Riccione. Chi vuole esserci e firmare questa pagina riccionese è il benvenuto. Oggi facciamo la storia insieme ai nostri imprenditori. Grazie. Grazie consigliere Boschetti. Prima di dare la parola al consigliere Imola, vorrei dire una cosa a tutti i consiglieri. Vi prego, ogni consigliere ha diritto di esprimersi come ritiene più opportuno, rispettando chiaramente le altre persone. È opportuno che gli altri non parlino sotto, perché si fa solo confusione. Vi chiedo qui questa cortesia. Consigliere Imola, prego, è l'intervento principale. No, Presidente. Prego, 5 minuti, consigliere. Riprendo brevemente il consigliere che mi ha anticipato circa l'ASAR. Beh, io quella mattina c'ero a discutere con l'ASAR e con i Ceschina, ma ero il solo di questa amministrazione, compresa la maggioranza. Silenzio. Ho capito benissimo. Cambiando argomento, tornando all'argomento di questa sera, accogliamo piacevolmente alcune delle manifestazioni di interesse presentate quest'oggi. Abbiamo però in questo caso un notevole incremento di camere ed appartamenti, il che dovrebbe essere anticipato o perlomeno conseguentemente garantito da un'adeguata promo commercializzazione che incrementi il numero di ospiti della nostra città. Notiamo tra gli interventi alcune colonie, ad esempio poi notiamo anche il Savioli, notiamo il Grand Hotel e notiamo le altre. Speriamo vivamente che alcune di queste non siano e non rimangano solo manifestazioni di interesse, ma diventino veri investimenti su Riccione. Come si può notare, molte delle manifestazioni di interesse, come anche esplicitato dal Sindaco, sfruttano la nuova legge regionale sui condotel, che inizia ad avere le sue prime applicazioni importanti, mostrandone quindi la sua grande valenza. Mi soffermo ora su un'affermazione del sindaco, la quale cita «ribaltare il modo di pianificare la città». L'intervento del pubblico dovrebbe anticipare ed incentivare il privato. Purtroppo però noi la vediamo in maniera diversa, appunto, dal sindaco, perché è l'intervento del pubblico che da anni, anche dopo la fine del patto di stabilità, manca, ahimè. Tornando al consigliere che mi ha anticipato,
E mi è piaciuto il termine che ha usato, ovvero la città reale. Purtroppo o per fortuna è ancora sulla carta questa città reale, o anzi, meglio dire, nei rendering. Grazie, consigliere. Consigliere Bedina, è l'intervento principale? Sì, presidente, grazie. Prego. Allora, buonasera a tutti presenti, buonasera anche da chi ci segue da casa. A nome mio e del partito che rappresentiamo voglio esprimere tutto il nostro applauso ed orgoglio verso questa ulteriore vittoria che noi consideriamo tale, che questa amministrazione ha conseguito. È la seconda volta nel giro di un anno e mezzo che questo Consiglio si riunisce per discutere le manifestazioni di interesse, segno che questa amministrazione si è mossa nella giusta direzione per aiutare gli imprenditori, dando loro gli strumenti e la sicurezza necessari per investire in maniera più convinta ed economicamente più importante nella nostra città. E stavolta sono anche felice di vedere i rappresentanti delle minoranze, perché per i posteri vorrei ricordare che la prima volta che ci siamo visti io ho parlato con un muro, perché i consiglieri di minoranza si sono alzati e sono usciti. Ed è stato un atteggiamento che secondo me, cioè io reputo alquanto irresponsabile, non solo nei confronti di questo consesso, ma nei confronti anche della città, dei riccionesi, degli stessi riccionesi che vi hanno votati per essere qui a rappresentarli, e poi anche per i 21 imprenditori che volevano presentare le loro manifestazioni di interesse. Ma tant'è. Quindi, tornando a noi, credo fermamente che stiamo facendo davvero un buon lavoro, perché riaprire un secondo bando sulla spinta dei privati ed avere una risposta di 12 manifestazioni di interesse dopo le 21 della prima volta risulta essere davvero una vittoria politica, ovviamente per questa amministrazione, ma anche per tutta la città. Perché c'è da capire questo: se non ci fosse questa opportunità data dall'amministrazione, allo stesso tempo non ci fosse la risposta, cosa che invece c'è, si capisce benissimo che staremmo facendo un flop, ma la risposta c'è. Questo vuol dire che Riccione è ancora un terreno fertile, Riccione ancora ha un hype ancora su di sé veramente incredibile. E, ovviamente di queste manifestazioni alcune subiranno dei rigetti, come è successo per la prima volta, ma solamente per incompatibilità con le linee di indirizzo dettate dal bando comunale. Per le altre invece, che verranno accettate, da domani si aprirà l'iter vero e proprio con la sottoscrizione degli accordi di programma, ovvero semplicemente mettendo nero su bianco le parole e le idee che stasera ovviamente stiamo analizzando, per poi tornare successivamente in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Alcuni di questi investimenti potranno andare a cambiare completamente le situazioni di degrado, parte dei classici buchi neri che noi tutti conosciamo. Penso alla colonia Serenella, alla Mater Dei, al Savioli Spiaggia e al Grand Hotel. E solo a pensare di vedere queste parti di Riccione germogliare a primavera, passando dallo stato di abbandono alla riqualificazione, fa rallegrare, penso, tutti. A questa riqualificazione, quindi, per mano e anche coraggio, sottolineo coraggio, di questi imprenditori, si accompagna anche un'attenta e diffusa riqualificazione cittadina, che si traduce in una serie di interventi pubblici di grande rilievo per una città che, come la nostra, è ambiziosa e che merita grandi investimenti pubblici, che abbracciano ovviamente tutta l'intera città. Penso all'edilizia scolastica, verso la quale abbiamo investito fortemente per dare ai riccionesi del domani la possibilità di imparare e crescere in una struttura sicura ed efficiente. Penso al futuro del master plan del porto o del paese. Penso al completamento della ciclabile lungo tutta Viale Veneto, che renderà possibile il collegamento da San Lorenzino con la città senza che le bici si immettino all'interno della carreggiata. Penso anche al nuovo polmone verde della città di recente inaugurazione, il parco degli Olivetani o Agostiniani, chiamatelo come vi pare, non mi interessa, e al suo parco giochi inclusivo. E personalmente penso anche alle cose più semplici, alle problematiche con cui tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno, dalla classica buca per la strada, alle radici dei pini, alla vecchia illuminazione stradale da cambiare. Arriveremo presto anche alla loro risoluzione, ma ci vorrà un po' più di tempo, perché abbiamo scelto di intervenire un pezzo alla volta in maniera mirata e non più a macchia di leopardo come invece si faceva nel passato, sulla scia di quell'ottimo risultato ottenuto in zona Raibano, dove abbiamo realizzato con un solo singolo intervento preciso nuove strade, nuovi marciapiedi, un nuovo sistema di illuminazione pubblica a LED e piantumato tantissime nuove alberature. Quindi ci tengo a sottolineare a tutti i riccionesi che fin tanto che saremo noi al governo nessuna parte della città resterà indietro, questo è poco ma sicuro. Sfrutto l'occasione ora di riportare un attimo al consigliere Conti, che parla di master plan, che lui ha paura di un adeguamento da parte di queste manifestazioni di interesse al master plan del comune. Ora,
forse te lo sei dimenticato, ma se lo è dimenticato consigliere, ma in commissione è stato detto che il master plan, e qui me lo sono segnato e riportato testualmente, in questa fase tratta solo le linee di indirizzo e di programma, non è un atto di pianificazione, ma linee guida per quello che si vorrebbe fare. Quindi non è che noi andiamo a dire attenzione privato, fai così, non siamo noi comunisti, non siamo noi i padroni che dicono agli altri cosa devo fare, siamo dei liberali, quindi permettiamo di fare le cose a tutti, ovviamente concordato con quello che il comune ha intenzione di fare. Mi sembra una cosa molto semplice, parlare, scambiarsi idee, non vedo quale sia il problema che le ha portato a questo punto. Grazie. Grazie consigliere Bedina. Consigliere Gambetti, l'intervento principale, consigliere? No, per carità. Non è mia competenza la branca urbanistica assolutamente, però mi sento di prendere la parola dopo alcuni interventi, quindi un discorso un pochino più generale ma attinente. Io abito nel centro e... essendo pensionata, come tutti i pensionati, giro, vado, faccio e mi interfaccio un po' anche per la professione che facevo con moltissime persone. E quindi appunto questa soddisfazione, questi abitanti soddisfatti di Riccione, io non li ho trovati, e molti di questi non sono del PD, quindi tutta questa opera di denigrazione da parte del PD o della minoranza, cioè oltre a fare il suo lavoro di trovare delle proposte, proporle eccetera, non mi sembra che ci sia. E continuo a sentire questa parola, noi questa è la città del futuro, pensiamo al futuro, è il porto, è il master plan, è Viale Ceccarini, e allora io domando solo questo, ma questo futuro quanto arriva? Il sindaco si è insediato nel 2014, siamo alla fine del 2019, quando succede questo futuro in cui vedremo queste cose di cui non abbiamo per il momento traccia? Ci viene sempre risposto faremo. Questa è la problematica dei cittadini riccionesi, non solo i cittadini del PD, ma cittadini che hanno votato questa maggioranza e coi quali quotidianamente noi ci interfacciamo, ma non per scopi elettorali, per il bene che vogliamo a questa città. Grazie. Grazie consigliere Gambetti. Ci sono altri interventi, consiglieri? Ci sono consigliere Vescovi, è l'intervento principale. Grazie Presidente, sì. Prego, 10 minuti. Io faccio veramente fatica questa sera a fare la voce dissonante dopo l'intervento della consigliera Boschetti. Siamo anche noi obbligati a ringraziare questa giunta e questo sindaco, perché con un clima di questo genere non si può fare diversamente. A parte gli scherzi, consigliera Boschetti ha fatto un passaggio molto interessante. Ha detto la città reale ha capito che con questa amministrazione si può dialogare. Questa sera parliamo di presentazione di manifestazioni di interesse e allora io vorrei ricordare al gruppo di maggioranza che parla della città reale e ci racconta di un futuro che però non abbiamo ancora visto, che nessuno degli imprenditori, né dei 22 della prima manifestazione né i 10 di questa sera, potrebbe parlare con voi se non ci fosse stata l'approvazione da parte della legge della Regione Emilia-Romagna della legge 24/2017 e se questa legge non fosse stata ulteriormente rinforzata nella logica della riqualificazione del patrimonio edilizio turistico ricettivo esistente dalla legge 3 del 2019. Tanto per essere molto franchi, nel senso che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, quando siete bravi voi vi diciamo bravi, ma quando sono bravi gli altri bisogna evitare di intestarsi i meriti che sono di altri. Perché senza questo tipo di iniziativa legislativa che aveva e voleva avere il valore dello stimolo alla riqualificazione dei territori, questa sera noi non saremmo qui. E non ci saremmo nemmeno così tanto potuti appagare della magnificazione che la consigliera Boschetti ha fatto di tutta l'attività amministrativa, se non che a 5 anni dall'insediamento del sindaco Tosi, della sua maggioranza, prima l'una poi l'altra,
Noi abbiamo visto moltissime conferenze stampe del sindaco che presenta progetti di privati pagati dai privati con il rischio dei privati, mettendoci il cappello sopra, ma poco, molto poco, abbiamo visto conferenze stampa di questo sindaco sui progetti di opere pubbliche, riqualificazione e rigenerazione urbana che competono a noi 24 che siamo in questo Consiglio Comunale, perché a noi questo dovrebbe competere, oltre alla messa a disposizione di strumenti urbanistici, di cui questa sera, ripeto, bisogna ringraziare la Regione Emilia-Romagna. Mi auguro e spero che il sindaco Tosi, che è anche assessore all'urbanistica e all'edilizia privata, il 26 gennaio sappia per chi votare, perché se non fosse stato per Stefano Bonaccini, lei in 5 anni non avrebbe avuto nulla da portare e presentare alla città. E questo è un dato di fatto, che è incontestabile, che è innegabile. Poi è stata molto svelta il sindaco Tosi, è stato molto veloce nell'aprire i bandi per le manifestazioni di interesse, ma non è detto che la velocità possa e debba essere sempre sinonimo anche di certezza e correttezza delle procedure. E quando il consigliere Conti fa riferimento ad una sorta di strabismo nella pianificazione urbanistica, parlando del fatto che le manifestazioni di interesse che andiamo a presentare questa sera di fatto comunque dovranno dialogare, voglio usare un termine molto morbido perché qui si rischia sempre di essere mal interpretati in modo pretestuoso, con gli imprenditori in fase di approvazione degli accordi operativi, di fatto il consigliere Conti ci ricorda che la tendenza a voler mettere il carro davanti ai buoi è da sempre, nella tradizione popolare più semplice, un grave errore, così come anche la fretta rischia di essere un grave errore, e lo abbiamo visto con la norma di recepimento della legge 3 dell'Emilia-Romagna sui condotel. Io lo voglio richiamare, il parere tecnico della Regione Emilia-Romagna, in cui si dichiara molto chiaramente che non saranno possibili interventi di condotel sulle nuove costruzioni, differentemente da quanto questo Consiglio Comunale ha approvato. Quindi noi non siamo qui ad aspettare che ci sia qualcuno che inciampi da qualche parte, noi siamo esattamente come voi, interessati a fare in modo che queste iniziative dei privati partano, soprattutto quelle che riteniamo più meritevoli, perché in mezzo a queste 32 manifestazioni c'è della roba improponibile e inguardabile, e c'è della roba invece, ci sono dei progetti invece che sono assolutamente riqualificanti per il tessuto urbano della nostra città, ma sono progetti che non dovrebbero camminare da soli, non dovrebbero far camminare da soli i nostri imprenditori privati. Allora vi voglio ricordare anche, perché è giusto farlo, che se questa città ha visto negli anni passati importanti interventi di riqualificazione sulla prima linea, tutto è successo dopo la riqualificazione dei lungomari. In questo contesto si inseriscono i 32 milioni di euro che ancora una volta Stefano Bonaccini e la Regione Emilia-Romagna danno alla costa Emiliano-Romagnola e mettono nelle condizioni tutte le città di riqualificare i waterfront e quindi i lungomari della città. Vorrei ricordare i 25 milioni di euro che sono stati messi a disposizione dei nostri imprenditori per la riqualificazione delle proprie strutture ricettivo-turistiche. Allora facciamo una cosa, perché una classe dirigente politica seria deve provare a lavorare come si fa in un'orchestra e a suonare una musica possibilmente coordinata. Proviamo a dire che se siamo qua dentro non c'è una giunta miracolata da Dio e battezzata come la giunta degli strapoteri che può regalare il futuro a una città. Questo è un sistema che si muove in modo coordinato ed è un sistema che si muove in modo coordinato perché c'è ancora una classe dirigente politica, lo vogliamo sperare a tutti i livelli, sicuramente a livello regionale, che si occupa dello sviluppo del proprio territorio. E questo è un passaggio fondamentale che noi vorremmo fare e che dovrebbe metterci nelle condizioni di provare a pensarci come servitori degli imprenditori che vengono a fare gli interventi nella nostra città e non come despoti che dettano regole, condizioni e mettono paletti all'impresa privata, perché comunque una cosa ce la dobbiamo dire, cari colleghi, noi eravamo qui un anno fa ormai ad approvare le manifestazioni di interesse, non abbiamo ancora visto un accordo operativo e tra l'altro le proposte della vecchia manifestazione di interesse erano, come ci ricordava il consigliere Conti, in una fase molto più evoluta e avanzata da un punto di vista tecnico-progettuale di quelle che portiamo questa sera. Quindi la cosa migliore che noi vorremmo nell'interesse della nostra città è vedere quanto prima arrivare alcuni progetti particolarmente importanti, mi riferisco al Grand Hotel, mi riferisco al Savioli,
mi riferisco anche alla Mater Dei, a tutte le riqualificazioni delle colonie che per noi sono davvero, davvero fondamentali per la riqualificazione della città, arrivare in Consiglio Comunale il prima possibile. Voglio questa sera sorvolare completamente sul fatto che nello scorso bando per le manifestazioni di interesse, diversamente da questo, c'è stato un importante massiccio intervento di tipo speculativo immobiliare sul residenziale puro. Non lo vogliamo ricordare, non è nostro interesse questa sera fare polemica, è nostro interesse questa sera far sapere alla città che il volano dell'impresa privata e il volano degli investimenti degli imprenditori privati, i loro soldi, stanno garantendo una prospettiva di riqualificazione a questa città che noi non avremmo visto a distanza di 5 anni se fosse stato per voi. Questa è la critica politica che noi facciamo. È la critica politica che noi vi vogliamo rivolgere sperando di non essere né sbeffeggiati sindacotosi, né tantomeno offesi, perché sui social capita anche questo, né tantomeno condannati di posizioni preconcette e a prioristiche, perché la città reale è sotto gli occhi di tutti e abbiamo tutti gli occhi per vederla e tutti quanti abbiamo visto che abbiamo speso ormai 10 milioni di euro in eventi che non danno alcun risultato da un punto di vista del risultato della promozione turistica, e però abbiamo un viale Ceccarini che sembra Beirut, e però abbiamo viali nei quartieri, alberature da potare, marciapiedi dove non ci si può muovere e non si può circolare. La nostra città è bella, ma dovrebbe poter essere più bella e migliore nel suo insieme, senza rischiare di essere tacciati con, me lo sono scritto, scusate un attimo che lo vado a riprendere, perché anche essere categorie economiche di questi tempi non è molto semplice nella città di Riccione, senza essere tacciati di essere sedicenti rappresentanti di categoria o senza essere tacciati di essere sedicenti politicanti che fanno politica per partito preso. Perché io lo voglio ricordare a tutti, guardate che noi siamo tutti seduti qui dentro perché la nostra città ci teniamo e perché la amiamo. Io credo che questa sera noi dovremmo dire grazie agli imprenditori che investono, grazie alla Regione Emilia Romagna che ci ha dato gli strumenti, dovremmo dire grazie anche al sindaco Tosi quando avrà dimostrato di essere in grado di passare dalle parole ai fatti. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Testa, prego, l'intervento principale. Sì, è l'intervento principale. Prego, 10 minuti consigliere. No, volevo chiedere al PD se voleva ripetere un'altra volta Stefano Bonaccini, perché non abbiamo capito. Quindi, dopo questo exploit di campagna elettorale, ho sentito parlare di masterplan, ho sentito parlare di strumento del Condotel, ho sentito parlare di numeri, ho sentito parlare di 10 milioni di eventi che in questo contesto c'entrano un po' come i cavoli a merenda. E a un certo punto, vi dico la verità, mi sono anche un attimo persa, perché come al solito si punta sempre a parlare di questi benedetti tecnicismi, dimenticando che questo è un consesso politico. Io comunque vi ringrazio, sempre per questo grande lavoro di controllo che effettuate con tanta intensità e con così tanto carisma su questa amministrazione. Ma vorrei sottolineare ed evidenziare che non per forza nel modus operandi di un'amministrazione, passatemi il termine, ci debba sempre essere il marcio. Ho sentito parlare di possibile mancanza di interesse pubblico. Non sapevo nemmeno di avere dei tecnici in minoranza, visto che non fate altro che mettere in dubbio il buon operato dei tecnici. E vorrei sottolineare anche che per me questa è una grandissima mancanza di rispetto, perché abbiamo dei tecnici ultra competenti che il loro lavoro lo sanno fare e lo sanno fare bene. Noi applichiamo, apprezziamo e rispettiamo il principio di legalità, quindi potete dormire sogni tranquilli. Il fatto però di dover sempre trovare un cavillo inesistente o mettere in dubbio quello che è l'operato non si traduce più a un certo punto in una funzione di controllo, perché non è possibile che ci sia una funzione di controllo in ogni pratica. Quindi in cosa si traduce? Si traduce in una strategia politica. Quello che non vi rendete conto, secondo me, è che è una strategia politica che fa acqua da tutte le parti. È una strategia politica imbarazzante, a livelli quasi drammatica. Il PD ringrazia la Regione Emilia-Romagna per la legge fatta, per il suo contributo, ma voi, che contributo avete dato? Cioè, voi avevate
la grande opportunità di entrare nel merito delle manifestazioni di interesse, di dare un contributo concreto dal momento che è il Consiglio Comunale stesso che decide come riqualificare le parti pubbliche. Avevate l'opportunità di dire sì, questa opera è meritevole, no, non è meritevole, sì, questa opera è strategica e funzionale per la città, no, non è strategica e funzionale per la città. Cosa avete fatto invece? Il consigliere Conti, per citare una delle tante cose, ha detto vale la pena fare delle distinzioni fra queste manifestazioni e quelle presentate tempo fa. Ah, perché quelle precedenti le avete valutate? Perché se non ricordo male, siete usciti dall'aula. Non avete votato ancora un accordo operativo, ma se per questo non avete nemmeno votato una manifestazione di interesse. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare da questa minoranza? Avete messo in pratica il nulla. Avete applicato la solita politica disfattistica nell'ottica di dover dar sempre, o meglio, nell'ottica di dover seminare sempre fantasmi per deprimere l'imprenditoria, ma senza argomenti concreti di base. Vi siete astenuti per una cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso, non oso immaginare cosa succederà stasera alle votazioni di un'ipotetica manifestazione di interesse. Però, cara minoranza, nascondersi dietro un dito, vendere sempre solo fumo, perché alla fine è questo di cui si parla, non ha mai prodotto risultati ottimali. Anzi, molte volte è veramente controproducente. Questa non è politica, questa è andare contro una città in continuo sviluppo, una città che cresce. Io vi voglio ricordare anche, perché è giusto farlo, che mentre voi continuate a cercare cavilli, noi con la pubblicazione di 2 avvisi abbiamo ricevuto 32 proposte. Quindi, a una certa, fatevi 2 domande e datevi 2 risposte. Detto questo, le manifestazioni di interesse rappresentano sicuramente una grande opportunità, una vera e propria ricchezza volta ad elevare il livello di una città sempre in continuo sviluppo, una grande collaborazione che vede coinvolto l'interesse pubblico e l'interesse privato. Io vorrei ringraziare tutti i tecnici e l'amministrazione intera per il lavoro svolto. Per me e il consigliere Ricci, a nome di Forza Italia, è stato davvero un onore poter aver contribuito e votare favorevole a una pratica di così importante e vitale importanza. Grazie. Grazie, consigliere Testa. A questo punto c'è qualche altro intervento? Manca il consigliere Gobbi? Perfetto. Quindi io non ho altri interventi. Non essendoci altri interventi, sindaco, vuoi replicare? Mi sembra di sì. Certo che sì, anche perché alcune cose vanno assolutamente dette. Prima di tutto ringrazio veramente i consiglieri di maggioranza perché hanno rappresentato al pieno l'entusiasmo che abbiamo anche noi come giunta per aver portato e essere qui questa sera a discutere. Voglio anche dirvi che abbiamo un credito di 55 anni, perché siccome il consigliere Vescovi ha detto che vuole capire da noi che cosa vogliamo fare, quindi ci mancano altri 55 anni prima di andare via, perché insomma pari prima di poter dire che cosa ne è. A parte la battuta, vorrei proprio dire che la distinzione tra questa maggioranza e questa minoranza è netta ma non tanto e semplicemente sulle pratiche, ma è netta sulla visione. Noi l'abbiamo sempre detto, quando una legge è buona o quando un principio o una proposta è buona non ci siamo mai permessi di fare le virgole o di votare contro come tante volte, ahimè, ho dovuto io affrontare in questo consesso. L'abbiamo detto, la legge urbanistica dell'assessore Donini, perché bisogna dare a Cesare anche ciò che è di Cesare, che viene dimenticato nell'ambito della giunta e secondo me ha fatto la legge urbanistica più illuminata della regione Emilia-Romagna, è una legge buona. Il problema sta nella differenza del fatto che ci sono amministrazioni che non la vedono neanche, ci sono amministrazioni che anzi se potessero tornerebbero indietro e anzi se potessero la cancellerebbero. Farebbero finta addirittura che non è neanche stata posta in essere. Quindi io credo che di fronte ad una legge, come fosse nazionale, così anche regionale, un'amministrazione deve fare la sua parte. Che è lì che sta la differenza. Perché noi abbiamo, dopo 2 mesi, neanche, 40 giorni,
Perché l'entrata in vigore della legge è stato il 1 gennaio del 2018 e noi a febbraio, metà febbraio dello stesso anno, abbiamo fatto la prima manifestazione, il primo bando per le manifestazioni di interesse. Questa è la differenza. Questa è la differenza di questa amministrazione. Nell'aprire immediatamente a tutte le opportunità, anche non c'erano neppure ancora le linee di interpretazione, siamo andati in maniera veramente innovativa e veramente nuova e diciamo anche coraggiosa, ma perché lo capivamo che erano delle occasioni da sfruttare immediatamente, anche perché nonostante la maggior parte dei sindaci, dei famosi sindaci firmatari di quel famoso nome del presidente, non hanno neanche visto dopo la circolare l'opportunità di aprire alle linee di indirizzo, ai bandi. Ci sono comuni che faranno passare questi 3 anni dall'adozione, dall'approvazione della legge senza colpo ferire, perché a questa legge fondamentalmente non ci credono, mentre noi riteniamo che questa sia veramente nuova, innovativa, e anzi ci siamo anche offerti di realizzare in via sperimentale il PUG. Quindi noi, quando ci sono cose buone, e cioè cose che possono rispondere in maniera prioritaria agli interessi delle comunità, ma chi se ne interessa chi la fa? Poi voglio dire, è normale che lo abbia fatto anche lì una regione che anche, mi sembra da 60 anni governata dalla sinistra, no? Dal 1970, adesso forse anche è ora di andare un po' a riposo, perché la compensazione, e comunque non è cosa che ci interessa, perché la campagna elettorale, no, è bella, vivace, e sono d'accordo col consigliere Greta, sembravamo un po' confusi, infatti ho detto ma non capisco bene se dobbiamo andare a votare o se dobbiamo fare il consiglio comunale. Però, a parte queste divagazioni, volevo dire che la legge regionale è buona, noi ci siamo offerti immediatamente di giocare le nostre carte anche rischiando, e abbiamo fatto 2 bandi, consigliere Conti, identici. Forse veramente voi vi è sfuggito qualcosa. Non voglio entrare nei tecnicismi perché è difficile anche da seguire. 2 bandi identici e 2 risposte identiche. Non c'era un approfondimento maggiore, un approfondimento minore. Identiche le occasioni, logicamente, perché la legge è sempre quella, identiche le proposte. Però, come hanno ricordato tutti i consiglieri di maggioranza, l'altra volta siete scappati. Non siete usciti, siete scappati, perché effettivamente era talmente importante la legge regionale emessa dallo stesso presidente che è meglio uscire e andare via. 32 imprenditori che riccionesi o non riccionesi volevano investire a Riccione, bistrattati completamente, e io credo invece che abbiano lo stesso, devono avere lo stesso rispetto, la stessa dignità. Però stranamente ve ne siete andati con... fufignando così delle giustificazioni. Però oggi siete qui, siete seduti, e noi ne siamo assolutamente contenti che andate a disquisire, però sono 2 cose identiche. Quindi, come allora a dicembre scorso abbiamo portato in consiglio comunale quello che è l'atto con il quale riconosciamo l'interesse legittimo, l'interesse pubblico alle manifestazioni presentate, e andiamo a declinare, quindi aprire le porte a questi imprenditori affinché presentino gli accordi operativi, allora come oggi è identico. Gli accordi operativi, poi forse vi è sfuggito anche questo passo, sono stati già in parte presentati, abbiamo fatto singole manifestazioni di interesse, e anche lì non è che l'amministrazione mette il cappello sulle manifestazioni di interesse dei privati o sulle proposte di accordi operativi. Si chiama pianificazione urbanistica, appartiene all'amministrazione. Il problema, lo so, è difficile da entrare nel concetto, perché a differenza di quella che era la vostra modalità, noi facciamo parlare i privati. Voi imponevate e noi facciamo parlare invece la base. Noi cerchiamo di fare una vera urbanistica concordata e conciliata, voi la imponevate. La differenza sta fondamentalmente qui, quindi è fondamentale, ma piano piano secondo me ci si arriva. Una cosa fondamentale poi vorrei dire, anche se i cittadini lo hanno compreso, ma giusto perché cogliamo l'occasione di questo consiglio comunale, il Condotel che è stato approvato dall'assessore Corsini poteva semplicemente essere o fatto proprio dall'amministrazione riccionese o non fatto proprio. Punto. La delibera che avete votato contro è la delibera di Corsini,
noi non l'abbiamo modificata. Siete entrati in una sorta di discorsi vostri, un po' come questa sera, no? Questa cosa dei master plan, vengo prima, dopo, cercando scuse, cercando appigli, cercando motivazioni, veramente per non comprendere che noi, quando riconosciamo una cosa buona, la mettiamo immediatamente a disposizione della nostra comunità, sia che l'abbia fatto un'amministrazione di destra, sia che l'abbia fatto un'amministrazione di sinistra, perché il nostro fine è lavorare per la città di Riccione. Voi no. Questa è la differenza. L'altra volta siete scappati, alla delibera dei Condotel avete votato contro, questa sera non so cosa ci potremo aspettare, però non ha appiglio, voglio dire, continuare a lavorare, come diceva il consigliere Boschetti, contro ad una città, dal poco che ho molto che ho fatto in quei banchi, non è proprio il ruolo del consigliere di minoranza. Il consigliere di minoranza giustamente deve fare un'attività di controllo, giustamente deve fare un'attività di pungolo, ma sempre a favore della città, non può lavorare contro, perché continuare a distillare il dubbio, la paura, l'imprenditore, il ricorso, non ricorso. Vorrei anche ricordarvi che questa è pianificazione, non è edilizia. Quindi qui non c'è nessun pericolo, siamo poi alle linee di indirizzo, ci dovranno presentare, se lo desiderano, ci presenteranno degli accordi operativi che verranno resi pubblici come lo sono già stati per le manifestazioni approvate lo scorso anno, poi una alla volta nel 2020 le vedrete tutte. Perché ogni accordo operativo dovrà passare necessariamente nel Consiglio Comunale. E lo dico nel 2020 non per darci già una programmazione, ma perché è l'ultimo anno. Quindi io lo farei il conto di tutti quei comuni che sottoscrivono a favore della Regione e poi se ne strafregano di quelle che sono le leggi della Regione, fanno finta di niente e non danno le opportunità ad una città. E a questo proposito devo annoverare anche voi. Perché il 7 ter della legge 20 del 2000 ha dovuto aspettare il sindaco Tosi nel 2015 per trovare applicazione a Riccione. 15 anni! Non è che la legge del centro-sinistra arriva e si applica in automatico. Se un'amministrazione locale non è così aperta, disponibile e non è così coraggiosa. E se non arrivavamo noi, non esisteva l'applicazione del 7 ter a Riccione. Vedete la differenza? È una differenza abissale. Quindi io sottolineo invece, ringraziando appunto il settore tutto, che questa è una grande opportunità e ringrazio anche gli imprenditori che ci credono, che ci hanno creduto e che con noi faranno un bellissimo percorso per la nuova Riccione. Grazie. Grazie signor Sindaco. A questo punto dichiarazione di voto. Se le volete fare, consigliere Conti. Grazie Presidente, volevo replicare agli accorati interventi dei consiglieri, ma dopo l'intervento della sindaca l'occasione è troppo ghiotta, quindi ubi maior, mi dispiace per voi, ma mi tocca replicare alla sindaca. Forse le è sfuggito qualcosa a lei. Perché in questo consesso si è vantata di essere andata oltremodo a chiedere ai suoi imprenditori la volta precedente addirittura di spingersi all'accordo operativo. Questa volta chiede solo manifestazioni di interesse, quindi non sono identiche le questioni. L'altra volta sono stati presentati accordi operativi, questa volta, o comunque schemi di accordi operativi, questa volta sono presentate manifestazioni di interesse. E rispondo a lei così rispondo anche alla consigliera Greta. Il nostro comportamento l'altra volta è stato dovuto al fatto che i tempi per la pratica non sono stati quelli di questa. Quindi quasi 20 accordi operativi non ci avete dato il tempo di farlo. Se aveste dato il tempo per queste 10 manifestazioni di interesse, che come volume di documentazione non è neanche un trentesimo dell'altra, saremmo stati qui a discuterle come questa. Date per scontato nei vostri interventi, perdonatemi, un voto contrario,
come se fossimo contrari a tutto, noi facciamo delle precisazioni, perché è vero che quando si fa le cose bene ci si può vantare, ma non bisogna esagerare, ok? Quindi infilare in questi interventi, per far volume, interventi con le manifestazioni di interesse, con l'interesse pubblico, non c'entrano niente, non è una critica tecnica, non è una critica antitecnica. L'intervento del Serenella è un intervento di interesse pubblico sicuro, spettacolare, l'intervento del Savioli è interesse pubblico, non li voglio far tutti, l'intervento del Grand Hotel, anche se probabilmente con qualcosa da rivedere, è un intervento di interesse pubblico, ma altri non lo sono. Quindi non è una questione tecnica, è una questione di fondamento di queste manifestazioni di interesse. Okay? Poi accusa genericamente di votare sempre contro, essere contrari, non recepire le cose. A me questo non lo può dire, perché io ho votato cose di maggioranza, ho votato cose dei 5 Stelle e ho votato cose del PD. E invece ricordo che questa maggioranza, solo per dar contro al PD, gli ha votato contro al plastic free in spiaggia, nello stesso consiglio comunale in cui si decideva il plastic free su tutta la città. Quindi, per cortesia, prima di dire inesattezze, e ho edulcorato molto il termine, ci pensi un attimo, sindaco, e pensi anche a con chi sta parlando. Okay? Detto questo, concluda. Faccio la dichiarazione e la finisco. Detto questo, ribadisco, il nostro voto non sarà contrario alla manifestazione di interesse. Siamo in una fase preliminare, ma c'è moltissima differenza fra questa volta e l'altra, sia nel tema, in quello che andiamo a votare, sia nel comportamento della maggioranza, in particolare dell'amministrazione. Okay? Rispondo anche alla Boschetti velocemente, se mi permette, è già fuori secondo, minuto. Un secondo, che nessuno qui instilla dubbi o questioni, noi abbiamo la convinzione di quello che lei ha detto. Quindi grazie. Il nostro voto sarà astensione. Grazie, consigliere. Consigliere Gobbi. Eccomi Presidente, mi aspettava l'intervento. Allora, parto dal voto. Parto dal voto che sarà di astensione e vi spiego anche perché sarà di astensione. Io e anche i miei colleghi del gruppo consigliare reputiamo e reputo che ci sono interventi molto importanti per lo sviluppo di Riccione. E cito quello dell'Hotel Savioli, cito quello del Grand Hotel, e cito ovviamente quello dell'ex colonia Serenella, dove l'interesse pubblico è sicuramente evidente, e io cito anche quello della Mater Dei perché personalmente mi piace molto e perché credo che vada nella direzione di dare ossigeno e sviluppo alla zona sud, che l'abbiamo detto sia noi ma che anche altri consiglieri da tempo, deve essere quella di maggior concentrazione per lo sviluppo futuro della città. Quindi un voto di astensione perché questi sono gli aspetti favorevoli. Accanto a questo, lo sapete anche voi, ci sono invece degli interventi dove invece di interesse pubblico ce n'è ben poco e vedo molta speculazione, per cui ci sono cose buone e cose meno buone. Quello che però io ritengo inaccettabile, intollerabile, sono molte parole che ho sentito nei vostri interventi, interventi scomposti, anche francamente pieni di livore, di cui non capisco la motivazione. Una cosa però la capisco chiaramente, e cioè che non accetto lezioni dal sindaco sul fatto di come si fa politica. Prima perché quando si dice che questi consiglieri sono usciti dall'aula, intanto c'era un motivo, ma ripeto, non accetto prediche da chi ha fatto 10 anni di opposizione uscendo una volta sì e una no. Quindi queste favole le si possono raccontare ai consiglieri di maggioranza che non erano presenti o chi le vuole bere, ma non di sicuro a chi era presente in quei consigli, prima cosa. Secondariamente, non voglio stare a replicare ad alcune dichiarazioni che ho sentito ai consiglieri di minoranza, ma ne ho sentite 2 o 3 che veramente gridano. Io non so se voi le sognate la notte, raccontate le favole riccionesi o ci credete davvero, che è ancora peggio. Riccione è tutto uguale e Riccione, la Riccione con noi, voi siete contro gli imprenditori. Ma io credo che vivete su Marte, vi consiglio di andare a fare un giro nei quartieri, in molti quartieri, e a sentire cosa dice la gente comune, per vedere se quello che fate è tutto bene, è tutto perfetto, è tutto giusto. Io credo che voi dobbiate imparare l'umiltà, meno presunzione e meno cattiveria. Grazie consigliere Gobbi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Angelini. Grazie Presidente, è solo un inciso velocissimo. Quando ero giovane, molto tempo fa, forse la consigliera Greta era ancora in fasce,
il nostro Andrea Bedino uguale, uno dei consigli comunali che ho assistetti mi stupì, perché quando sento parlare di interesse pubblico e vidi in quel consiglio comunale una pensione di 3 piani e provare uno sviluppo di 6, rimasi basito. Quindi, attenzione. Tutto qui. Come dichiarazioni di voto siamo assolutamente favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sindaco? Non ho capito. No, un attimo solo. Presidente, le volevo chiedere la cortesia di invitare negli scranni della Giunta l'architetto Tomassetti, perché vorrei che facesse una precisazione importante sia ai fini della verbalizzazione che video circa le dichiarazioni del consigliere Conti, perché sono particolarmente importanti. Grazie. Consigliere, architetto. No, ancora abbiamo una dichiarazione di voto. È stata fatta una richiesta di poter dare una precisazione tecnica. Cioè, una richiesta di una precisazione tecnica. Si fa durante il dibattimento, non si fa nelle dichiarazioni di voto. Si fa prima delle votazioni. No, si fa prima delle dichiarazioni di voto. Si fa prima delle dichiarazioni di voto. Se poi vogliamo stravolgere sempre tutto alle correnti, facciamo. Però c'è un regolamento, chieda alla segretaria comunale, questo intervento lo fa durante il dibattimento. Chiedo, scusate. Prego, sindaco, un attimo. Non capisco, perché si tratta semplicemente. Ho chiesto la cortesia all'architetto Tomassetti, che è il nostro architetto, oltre che la PO del settore preposto, di precisare in senso di aiuto non solo ai consiglieri, ma anche a chi ci segue, circa la differenza tra manifestazione di interesse e accordo operativo, perché è stata una disquisizione che, siccome Sibillina, già fatta precedentemente in commento delle precedenti manifestazioni di interesse, che ha richiesto addirittura da parte dei partiti della minoranza un parere al dottor Sant'Angelo della Regione Emilia-Romagna circa la bontà delle nostre manifestazioni di interesse del dicembre scorso, mettendo in discussione che quella delibera di Consiglio Comunale non fosse appropriata in quanto l'applicazione coraggiosa da parte di questa amministrazione era ultrogena rispetto all'applicazione della legge 24 del 2017, io chiederei che venga messa a verbale questa differenza e questa precisazione circa che cos'è una manifestazione di interesse e che cos'è un accordo operativo, ok? Così vediamo alla fine se lo comprendete. Consigliere, un attimo, finisce lei, parla. Consigliere Conti, dica. Allora, è molto semplice la questione, è irrilevante al fine del voto perché è già stato dichiarato. Non è rilevante nella pratica che stiamo votando e riguarda una pratica votata quasi un anno fa, quindi lei può continuare a fare quello che vuole. C'è un regolamento comunale, il regolamento prevede che l'eventuale intervento del tecnico si faccia durante il dibattimento e non dopo le dichiarazioni di voto, quindi questo è quanto. Può fare tutta la propaganda e dire quello che vuole a microfono registrato, però le ripeto che non è questo il metodo, non è questo il regolamento e quindi non è previsto. Il Presidente applica il regolamento. È il Presidente. E allora può fare quello che vuole. Allora buttiamo via il regolamento e il Presidente decide. Il Presidente ha chiesto conferma e ha avuto conferma del fatto che non sia il momento per fare questo tipo di intervento. Questo è quanto. C'è un regolamento che va rispettato. Chiedo. Allora. Da regolamento. L'architetto Tomassetti non può intervenire a parlare in consiglio comunale. Da regolamento
non può intervenire in questo momento, però se i capigruppo ritengono, si può all'unanimità derogare a qualsiasi regolamento, questo lo sappiamo. A questo punto, se lo ritengono utile ai fini della votazione, se i capigruppo ritengono utile ai fini della votazione poter sospendiamo il Consiglio Comunale 3 minuti e convoco la capigruppo nella sala dei gruppi che appunto diventa il bar.
Prendiamo posto, consiglieri. Lascio la parola alla segretaria comunale per l'appello. Cancelliamo pure. Ok, via. Allora, seduti, Renata Tosi, Rosati, Frisotti, Tonti, Angelini, Pellegrino, Maiolino, Mussoni, Galassi, presente. Pullè, presente. Boschetti, presente. Vandi, presente. Bedina, presente. Ragni, presente. Ricci, presente. Testa, presente. Vescovi, presente. Imola, presente. Gobbi, Andruccioli, Gambetti, Conti, presente. Del Bianco non c'è, Carbonare, sente giustificata, anche Ubaldi. Ok, che ore sono? 21:58. Ok. Dunque, dopo una velocissima conferenza dei capigruppo, in merito è stata chiesta una precisazione su una dichiarazione di un consigliere, inviterei qui l'architetto Detta Tomasetti a dare la precisazione in merito alla dichiarazione di voto del consigliere Carlo Conti. Dopodiché il consigliere Carlo Conti avrà giustamente diritto di riprendere la sua dichiarazione di voto in merito alla specifica che ha fatto sulle due manifestazioni di interesse e accordi operativi, questo qui, che non è in oggetto quello di questa sera, e quello precedente che è stato votato, non mi ricordo più in che data, a dicembre. Le danno la parola da... Prego. Allora, molto sinteticamente, noi abbiamo due strumenti, uno propedeutico all'altro, dei quali la manifestazione di interesse permette di accedere, di anticipare all'amministrazione una ipotesi di intervento di trasformazione del territorio, degli immobili, che si deve perfezionare dopo un procedimento che è quello stabilito dall'articolo 38 della legge 24 attraverso la stipula di un accordo operativo. Per cui anche in sede di primo avviso che abbiamo fatto nell'anno 2018, che è confluito nella delibera di indirizzo numero 39 del dicembre 2018, la nostra richiesta di una documentazione dettagliata, la stessa seppur in forma anticipatoria prevista per gli accordi operativi, come è stato chiarito dalla prima circolare della Regione emessa sempre a fine 2018, è corretta in quanto consente al Consiglio Comunale di valutare nel merito la manifestazione di interesse. Ma la differenza sostanziale è che una è una proposta di massima soggetta agli indirizzi, alle precisazioni e non impegna né il proponente né l'amministrazione comunale, l'accordo operativo invece diventa strumento di pianificazione sia generale che attuativa, perché comprende in sé il regime transitorio sia i POC che i PUA, e a quel punto ha gli effetti veri e propri di un accordo e di un atto di pianificazione. Spero di essere stata... Quindi per entrare più nello specifico ancora, questa di questa sera che andremo a votare, spero prima o poi, dopo la fai anche... Quindi quella di questa sera che andremo a votare e quella che abbiamo votato dicembre sono la medesima cosa? La stessa cosa, esatto. Questo sono era due delibere di indirizzo che si esprimono su manifestazioni di interesse, mentre gli accordi operativi saranno attuativi delle manifestazioni di interesse su discrezione dei proponenti, ovviamente. Grazie. Rimani qui se dovesse chiedere qualcosa il consigliere Conti. Consigliere, prego. No, solo perché non avevo messo, allora, se per caso avessi messo in dubbio prima la correttezza della pratica precedente, non era mia intenzione, quindi ho sentito dire che la pratica è corretta nel chiedere gli schemi di accordo operativo, non era mia intenzione mettere in dubbio, ho semplicemente
evidenziato una differenza fra le due dovuta probabilmente alla documentazione ricevuta o alla presentazione differente di materiale dai proponenti, perché nell'altra abbiamo avuto molto molto più materiale, però non era intenzione mettere in discussione la correttezza della pratica precedente. Facevo un distinguo fra il fatto che in una siamo presenti, e ne abbiamo discusso anche in capigruppo, i tempi che ci sono stati dati per esaminare la pratica, le due commissioni, nulla abbiamo avuto a che ridire. Su quella precedente, che aveva molto più materiale, abbiamo avuto un trattamento differente. Questo era il tema, non era sulla correttezza che ha espresso il tecnico. Vuole aggiungere altro, consigliere? Grazie, Odetta. A questo punto mancava solo la dichiarazione di voto di Pullè. Pullè, prego, 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Siamo soddisfatti e per le ragioni che hanno evidenziato gli altri consiglieri colleghi, ma soprattutto perché ci sono partiti che un po' lentamente, un po' lumacosamente arrivano o si avvicinano, a seconda di quello che hanno detto, dovrei aver capito 2 astensioni, si avvicinano a quelle che sono le migliori scelte per la città. Certo, forse tra 1 anno e mezzo, 2 riusciranno a dire un sì. Noi un sì l'abbiamo detto convinto dall'inizio, l'abbiamo detto alle prime manifestazioni di interesse, vedremo gli accordi operativi relativi alle prime manifestazioni di interesse che arriveranno e vedremo poi questi secondi accordi operativi. Ed è un sì convinto nell'interesse della città, quello che noi dobbiamo avere come fine ultimo del nostro operato all'interno di questo consesso. È chiaro che dobbiamo sottolineare, come ho già detto, che prima era un no convinto, anzi una dipartita dal Consiglio Comunale, perché tutti erano scappati, oggi invece sono rimasti quasi tutti e si discute nel merito con un'astensione, meglio un'astensione che un voto negativo o meglio un'astensione che l'essere fuggiti, e quindi siamo contenti di questo passo in avanti, ma ricordiamoci sempre che il PD all'inizio di questa storia, cioè dopo l'approvazione della legge regionale all'inizio del gennaio, neanche era 1 mese, 2 mesi che era entrata in vigore la legge, che pensò bene di fare eccezioni sia in regione che in provincia per dire che tutto ciò che era stato fatto o che si paventava essere fatto era errato. Questo è quello che è stato fatto, ma noi siamo andati avanti credendo che facevamo qualcosa di corretto e in effetti qualcosa di corretto è avvenuto. Oggi quindi il nostro voto è assolutamente un voto positivo, non potrebbe essere altrimenti, sperando che tanti di quello che abbiamo visto nelle manifestazioni di interesse si possano tramutare in accordi operativi che poi potrebbero essere approvati e quindi dare un nuovo volto alla città anche da un punto di vista di quello che i privati vanno a fare e vanno a intervenire. Grazie. Grazie consigliere Pullè. Essendo esauri, consigliere Vescovi. Fatto personale, se posso. Prego, consigliere Vescovi. Vorrei replicare velocemente al consigliere Pullè, perché questo gruppo consigliare del PD non ha presentato su questa cosa nessuna richiesta di parere tecnico alla Regione e l'interrogazione che è stata presentata in provincia è stata presentata dal sindaco di Misano, Stefano Giannini. Quindi, per essere molto chiari, non mi va che vengano attribuite attività o azioni a questo gruppo consigliare che non sono state fatte. Grazie. Grazie consigliere, grazie per la precisazione. Prego consigliere, finiamo. Io in quel momento parlavo di PD, per me il PD è PD. Il PD è Partito Democratico, ok? Il PD. Chiedo, consiglieri. Il PD, fine. Allora, PD. Credo. Non ho parlato di gruppo consiliare riccionese del PD. Il PD, sono state fatte delle richieste in regione o in provincia da persone del PD o no? Sì, quindi, fine. Perfetto. Consigliere Pullè, lei ha fatto la presentazione, il consigliere Vescovi ha precisato che il gruppo PD Riccione
non ha fatto nessuna richiesta, a posto così. Ora, mettiamo in votazione la pratica. Cortesemente, consiglieri, potete votare. Per squadrano stasera. Silenzio. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità, quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Basta spingere il pulsante giusto, consigliere Pullè. Prego. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo comma all'ordine del giorno, che è il comma sesto. A titolo ratifica e deliberazione di giunta avente variazioni urgenti di bilancio d'oggetto. Proponente l'assessore Luigi Santi. Prego, assessore. Di nuovo buonasera a tutti. Questa sera portiamo una variazione di bilancio, non sarà l'ultima perché ne stiamo predisponendo un'altra, perché recepirà una serie di voci per quanto riguarda le alienazioni e gli oneri di urbanizzazione che stanno aumentando in maniera significativa anche negli ultimi tempi. Quindi portiamo questa variazione. In primo luogo, come faccio sempre, ringrazio il mio settore, ringrazio la dottoressa Farinelli, ringrazio tutti coloro che ogni giorno lavorano per il bilancio, per le variazioni, perché, ripeto, il bilancio del Comune sia sempre più sano, sempre più corretto e sempre più veritiero. E questa è una grande garanzia e mi inorgoglisce, deve inorgoglire tutto il Consiglio Comunale, tutti i riccionesi, perché, come dico sempre, dormire tranquilli, perché abbiamo, dobbiamo dormire tranquilli perché abbiamo dei tecnici che ci stanno veramente, che stanno lavorando veramente bene, quindi bisogna sempre ringraziarli. Questa variazione porta degli scostamenti per quanto riguarda interventi che intendiamo fare nei quartieri, per il sociale e per le opere pubbliche. Per quanto riguarda i quartieri, finanziamo completamente gli interventi nel centro di quartiere delle Fontanelle di Via Sicilia, che aveva bisogno di essere ammodernato, sistemato, reso più fruibile, e quindi andiamo a impiegare una cifra significativa che darà nuova luce a un punto di aggregazione importante per i nostri cittadini. E così, altro lato della città, San Lorenzo, buon vicinato nuovo, che sorgerà finalmente su un terreno pubblico sarà finanziato appunto da questa variazione di bilancio, in particolare dagli oneri di urbanizzazione, che il cui aumento ci permette appunto di finanziare anche questa spesa, e il centro di buon vicinato, che avrà un iter di progettazione, crediamo, molto veloce, perché sarà simile a quello costruito dalla prima amministrazione Tosi in via Puglia alle Fontanelle, quindi non servirà molto tempo, i fondi vengono messi subito a disposizione dell'assessorato della collega Ermeti perché provveda quanto prima, e poi dell'assessore Galli, naturalmente, che è l'assessore ai buon vicinati. E poi, per quanto riguarda il sociale, abbiamo detto attenzione ai quartieri, opere pubbliche, sociale, e andiamo a integrare, a recepire alcuni fondi che ci arrivano da altri enti, quindi dalla Regione, quindi dallo Stato, per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ci sono dei contributi che arrivano, purtroppo ancora non sono sufficienti, perché tante famiglie riccionesi ancora aspettano da anni contributi da altri enti per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Siamo fiduciosi che potranno arrivare, si spera, in futuro, però ad oggi abbiamo ancora negli uffici, c'è ancora una pila molto alta di richieste che devono essere evase e che attendono il giusto finanziamento, visto che era stato promesso. Andiamo poi a recepire alcuni contributi per gli alunni con invalidità nelle scuole materne, ma non bastano, cioè
i contributi che ci arrivano da altri enti, in questo caso dalla Regione, non bastano perché le esigenze degli alunni portatori di handicap delle scuole materne sono maggiori rispetto alle risorse che ci arrivano da altri enti, e quindi questo Comune deve procedere ogni volta ad integrare questi contributi con soldi che vengono presi dal bilancio, perché come abbiamo detto non vogliamo lasciare indietro nessuno e soprattutto il sociale rappresenta una priorità per questa amministrazione. Poi per quanto riguarda l'emergenza abitativa andiamo a integrare i fondi che erano stati messi a bilancio, li andiamo ad integrare in modo significativo perché anche questo è un problema che vogliamo affrontare bene, vogliamo dare risposte a tutti coloro che si affacciano agli uffici dell'assessore Galli per chiedere aiuto, per chiedere un contributo, perché sono in difficoltà e noi non vogliamo far mancare neanche un euro se possibile a queste persone che veramente versano in stato di difficoltà, e quindi è dovere di un'amministrazione trovare e recepire all'interno del bilancio queste risorse. E per quanto riguarda i lavori pubblici, dicevo, le opere pubbliche attraverso il recepimento dei proventi, delle alienazioni, e soprattutto per quanto riguarda i parcheggi, andiamo a finanziare completamente Viale Tasso, il cui finanziamento inizialmente era previsto a cavallo dei due anni, 2019-2020, lo finanziamo tutto nel 2019, andiamo a dare fondi per il tetto della piscina, per i lavori del tetto della piscina, prima l'assessore Armiti lo ha ricordato nel suo intervento, e lavori in edifici comunali, quindi andiamo comunque a recepire le vendite e le alienazioni che sono ripartite dopo anni in cui si erano fermate e che ci stanno dando proventi per anticipare opere fondamentali e importanti per la città. Quindi non stiamo utilizzando solo mutui, non stiamo utilizzando solo oneri, ma utilizziamo anche queste alienazioni che secondo noi sono importanti perché permettono, ripeto, di investire subito in opere pubbliche e rimettono nel mercato beni che sono fermi da tanti anni. E quindi chiediamo un voto favorevole da parte del Consiglio Comunale, stiamo già lavorando, gli uffici stanno già lavorando alla predisposizione del bilancio 2020 che intendiamo portare in questo Consiglio entro fine anno, con un'abitudine credo virtuosa che abbiamo portato avanti negli ultimi esercizi, e ci stiamo mettendo all'opera, poi naturalmente condivideremo tutto il lavoro in maniera tale da continuare questo percorso virtuoso che ci ha contraddistinto, credo, in questa legislatura. Chiediamo un voto favorevole, grazie. Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Consiglieri, prego. Ricci, consigliere, è stato velocissimo, quasi prima dell'Assessore. Prego, consigliere Ricci. Sono alcuni giorni che sono in difficoltà dal punto di vista fisico per una malattia, però mi scusate per eventuali difficoltà. Questa sera andiamo a ratificare la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 che la Giunta Comunale ha deliberato in data 7 ottobre 2019. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dalla Giunta in via d'urgenza purché ratificate poi da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni successivi. I dati rappresentati portano i pareri favorevoli della dirigente responsabile dei servizi finanziari e dell'organo di revisione dei conti e pertanto sono veri e corrispondenti al reale andamento delle azioni e delle decisioni deliberate. Questa consapevolezza consente agli amministratori di poter predisporre successivamente con sicurezza il bilancio di previsione per l'anno 2020 e contare su risorse effettive da indirizzare alla realizzazione dell'impegnativo piano triennale 2020-2022. Siamo certi che sarà un piano vincolato a progetti precisi, realistici e fattibili. Le variazioni muovono per la parte ordinaria circa 300.000 euro e non comportano aumenti di tasse e imposte. Numerose sono le voci delle entrate e fanno riferimento a contributi ricevuti, tra cui dallo Stato 51.900 euro a favore di alunni con handicap delle scuole materne, di cui 30.000 destinate per l'assistenza sanitaria e 19.900 per le prestazioni degli insegnanti di sostegno. A questo riguardo, già aveva l'assessore detto, il Comune ha integrato il contributo di altri 20.000 euro, poiché le esigenze sono risultate maggiori
dei fondi ricevuti. Dalla Regione abbiamo ricevuto un contributo di 57.000 euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed euro 115.000 per abbassare le rette degli asili nidi comunali. Altra posta che emerge tra le entrate riguarda gli oneri di urbanizzazione, che presentano una variazione positiva di 480.000 euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già accertati di euro 2.100.000. A due mesi dalla chiusura dell'esercizio e in attesa di conteggiare importanti interventi quali il Bombo, il Corallo e il Majestic, abbiamo già superato i 3 milioni di euro. Questa è la notizia che mi ha dato l'assessore stasera. 3 milioni e 100 mila, mi pare. Nel 2016 gli oneri di urbanizzazione erano stati di 1 milione 470 mila. Nel 2017 1 milione 837 mila. Nel 2018 1 milione 400 mila. Indubbiamente questa notevole crescita dimostra che gli investitori hanno percepito l'attrattiva che muove la città di Riccione e si stanno attivando con progetti consistenti. La trentina di manifestazioni di interesse presentate a seguito dei due bandi confermano che i privati intendono mettersi in discussione e ci auguriamo che quanto prima si possano trasformare in accordi operativi. L'amministrazione è comunque al loro fianco per assisterli e supportarli. Entrate quali la TAR, imposti di soggiorno, IMU e TASI sono positive e rispecchiano le previsioni. I percometri segnalano più 100.000 euro e 1.026.000 euro aggiungono come indennità per occupazione di immobili senza titolo e sono riferite alla struttura della cooperativa Michelangelo, espropriata e divenuta poi di proprietà del Comune. A tal fine è stato prudentemente acceso un fondo crediti di dubbia esigibilità. Le entrate appena descritte sono servite a fronteggiare spese per attività culturali, mostre, spettacoli e convegni, iniziative sportive, spese condominiali per i paracongressi, interventi in campo turistico e spese per emergenze abitative. Per la parte straordinaria vi sono 130.000 euro provenienti dal Ministero degli Interni per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico, al fine di dotare tutti i quartieri di strutture di illuminazione a LED. Ancora abbiamo entrate da alienazioni di beni comunali, come la cosiddetta caccetta per euro 600.000, i terreni in Misano, la Casa della Lirica per 120.000 euro 500. Questi sono in gran parte destinati, queste entrate, alla riqualificazione del viale Tasso. E ancora abbiamo 570.000 euro di proventi dai parcheggi, venduti negli ultimi sei mesi tra San Martino e il Palace. Rimane ancora un solo parcheggio in vendita. Le spese riguardano la ristrutturazione del Palazzo del Turismo, interventi diversi nel campo dello sport, costruzione e sistemazione di via, piazze, parcheggi e marciapiedi, interventi di manutenzione straordinaria per politiche di buon vicinato, compresa la costruzione a San Lorenzo del nuovo centro di buon vicinato, interventi ancora in via Ciccarini e la ristrutturazione dello spazio Tondelli. Prendo un attimo di fiato. Siamo ora nel mese di novembre, a metà legislatura, e l'amministrazione sta seguendo con scrupolo quanto programmato al momento delle elezioni amministrative del 2017. Abbiamo assistito alla realizzazione e sistemazione dei parchi, Agolanti e Resistenza, alle nuove scuole messe in sicurezza, alla varietà dei suoi impianti sportivi, alla pianificazione per quartiere delle strade pulite e risanate, agli eventi a partire dal Natale che tanta gente e bambini attendono e che sono diventati un must della città, l'impegno per la cultura di qualità con le presenze del regista Enrico Vanzini, le mostre e i nuovi cartelloni dello spazio Tondelli. L'amministrazione desidera realizzare una città bella, attraente, vivibile sia per i turisti che per i residenti, pertanto vuole affiancare agli investimenti del comparto privato e investimenti pubblici per completare la nuova città che ha in mente. E questa è la sfida che rimane da cogliere nella seconda metà della legislatura. È questo che i cittadini si attendono e particolarmente su questo giudicheranno il lavoro svolto alla fine dei cinque anni di governo.
Segnali concreti di questa volontà sono nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato dalla Giunta Comunale, che prevede nel 2020 12 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche. E allora si opera per giungere ad un porto finalmente presentabile, a cui porta le sue acque il Rio Mero finalmente pulito e percorribile fino al Ponte Romano. Sarà l'anno dell'avvio della riqualificazione di Viale e Piazzale Ceccherini, del recupero dell'ex mattatoio comunale destinato ad ospitare un centro per la disabilità, il primo stralcio del Museo del Territorio, l'adeguamento e completamento del polo sportivo Italo Nicoletti con il rifacimento del tetto della piscina olimpionica e la creazione di un anello ciclopedonale che colleghi il centro mare e gli impianti sportivi. Lo sfondamento poi di Viale 19 ottobre, la riqualificazione di Viale San Martino sulla scorta di quanto già avviato con Via Tasso, il secondo stralcio della passeggiata Goethe nell'ultimo tratto tra Piazzale Moro e Rio Marano, i lavori di riqualificazione di Viale D'Annunzio da Piazzale Zarita a Porto Canale. E con la realizzazione di quanto previsto che ci presenteremo dinanzi agli elettori, mostrando i tanti interventi effettuati che cambieranno e innoveranno positivamente la nostra città. E quindi devo fare i ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto all'assessore del bilancio Luigi Santi, alla dottoressa Cinzia Farinelli, dirigente del settore servizi finanziari, del suo staff, che si sta sempre più qualificando per professionalità. Un grazie anche all'organo di revisione per l'attenta attività contabile e per il parere favorevole sulla proposta della delibera in oggetto. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Consigliere Angelini, prego, l'intervento principale. Sì, grazie Presidente. Prego, consigliere, 10 Buonasera minuti. Buonasera a tutti coloro che hanno la pazienza, la passione e la bontà di seguirci. Bilancio. Io apro subito con i doverosi ringraziamenti sia alla dirigente Farinelli del settore che all'assessore Santi. E un ringraziamento anche al collega Ricci che ha parlato in modo esaustivo e meticoloso dei numeri, che quando si parla di bilancio sono una cosa anche noiosa da elencare. Io mi focalizzo sulla scia di quello che ha dichiarato l'assessore Santi su uno dei punti focali di questa variazione di bilancio. È il fatto che in questa variazione non c'è nuovo indebitamento. Anzi, ci sono, la dottoressa Farinelli mi corregga se, 400.000 euro in più per il pagamento di rate di mutui pregressi. E questo anche grazie perché, come diceva sempre l'assessore Santi, più aumentano le nostre alienazioni di beni che non servono, i beni che sono improduttivi a livello pubblico, più aumentano queste vendite e meno necessità abbiamo di coprire gli interventi e gli investimenti sul tessuto urbano attraverso i mutui. Quindi questa politica di alienazioni è una politica virtuosa, è una politica che funziona. Permette appunto di anticipare gli interventi, permette di investire in opere pubbliche fondamentali per la città. Senza sottovalutare il fatto che, faccio l'esempio uno della Caccetta, ad esempio, ci permette di cancellare dei buchi neri che da anni, oserei dire decenni, abbruttiscono alcune aree. Queste vendite portano poi ristrutturazioni che fanno rifiorire immobili che verranno poi abitati. Portano anche economia per il comune, perché il cittadino, chi andrà a abitare, poi al comune verserà l'IMU, verserà la TASI, la TARI, tutte le altre tasse. Riprendo un'ultima cosa che mi sta un po' più a cuore. L'assessore ha parlato di Viale Tasso, è un viale che mi permetto appunto un approfondimento perché è una realtà che conosco molto bene avendo l'attività in loco. Però lo prendo come esempio perché questo discorso che farò vale, va esteso in uguale misura a tutti gli altri interventi di migliorie che andremo a realizzare su tutta la città. Viale Tasso è un viale che una volta conteneva botteghe storiche che adesso mano a mano si stanno appassendo, negli anni è decaduto, un arredo urbano completamente degenerato con il passare degli anni. Un viale con arcaiche problematiche di fognature, un viale che ogni acquazzone da carrabile diventa navigabile, non è una battuta, chi lo vive lo sa. Bene, con alcune voci di queste alienazioni inserite in questa variazione di bilancio, lo diceva prima il consigliere Ricci, ad esempio diciamo gli introiti dalla vendita dei parcheggi San Martino e Palas, finanzieremo appunto i lavori di fognature completamente d'arredo. Lavori che porteranno sicuro nuovo entusiasmo anche nei residenti ed operatori ad abbellire ed investire anch'essi nelle rispettive proprietà ed attività. Noi come amministrazione, come parte pubblica,
Ci stiamo impegnando, ed i cantieri aperti lo testimoniano, a diffondere il virus dell'investire e dell'innovare anche ai privati. Perché lo stimolo che vogliamo dare è sempre quello di migliorarsi, andare a braccetto e crescere insieme, come città e come comunità. Riccione è il nostro obiettivo, i cittadini la nostra meta. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Andruccioli, è l'intervento principale, consigliere? Prego, 10 minuti. Grazie. Vorrei innanzitutto distinguere chiaramente la parte tecnica del bilancio, che i conti in ordine devono funzionare per forza, perché altrimenti il Comune sarebbe commissariato, quindi ringrazio la dirigente, ma se fosse solo una parte tecnica potremmo stare tutti a casa, la dirigente fa tutto da sola, i conti li sa tenere benissimo, quindi la dirigente per gli uffici. Sono troppo alto, non sono tanto alto io, però non va. Posso parlare più forte? Che c'è problema. Allora, stavo dicendo che chiaramente la parte tecnica del bilancio siamo tutti contenti, perché altrimenti la politica non potrebbe fare scelte se non avesse un bilancio tecnicamente in ordine. Però è chiaro che la politica fa scelte rispetto alle risorse che sono disponibili. In questa variazione ci sono degli interventi importanti, sia che riguardano insomma scelte sul buon vicinato dei contributi che recepiamo dalla Regione per la disabilità, per gli asili nido, che qualcuno ha anche definito provvedimento della Regione sovietico, mi risulta, quando invece penso che, vi dico, io ho una bimba piccola che va all'asilo nido, la retta mi si dimezza e penso che insomma risparmio 120 euro al mese, che sinceramente col contributo IMSS che arriva praticamente non vado a pagare la retta dell'asilo, e quindi penso che sia un intervento che vada molto in direzione delle famiglie, della possibilità di far lavorare entrambi i genitori, che oggi non è poco, o comunque di fare una scelta alla famiglia, perché cioè dire, l'asilo nido non serve solamente come diciamo deposito per i bambini perché i genitori vanno a lavorare, serve anche come scelta educativa per i genitori che vogliono comunque mandare i propri figli all'asilo nido come scelta educativa, anche se possono magari tenerli a casa, penso ecco, sia una cosa fondamentale. Penso che vada rimarcato che questa regione sia molto attenta su questi temi, quindi ecco, chi ha definito sovietico quel provvedimento ecco, mi sembra che faccia un torto insomma non tanto a chi ha fatto il provvedimento, ma penso ai cittadini che ne vanno a beneficiare. Torno su un punto che, siccome l'assessore chiaramente dice i soldi non sono mai sufficienti e quindi il Comune ha messo anche 20.000 euro in più rispetto al finanziamento ricevuto dalla Regione sulla disabilità, ecco, volevo ricordare che questo consesso l'anno scorso bocciò un mio emendamento che prevedeva di utilizzare 200.000 euro disponibili dall'avanzo di bilancio proprio sul tema delle barriere architettoniche e della mobilità per i disabili. Soldi che sono stati poi dirottati sulla primavera del giro, che è venuto a costare circa 1.000.000 euro, 970.000 euro. Questo per far capire ai cittadini che poi oggi pontifichiamo su 20.000 euro in più, che sono sicuramente una buona cosa, però non vorrei far dimenticare poi le scelte che la politica fa, perché forse i miei colleghi di maggioranza non si ricordano, ma quell'emendamento l'avete bocciato tutti, aveva anche un parere tecnico favorevole, quindi non è che era campato per aria, non era una mera strumentalizzazione politica per fare polemica, era solamente, riprendo la parola dell'assessore, andare incontro alle esigenze che ci sono con le risorse disponibili senza aumentare tasse, ecco. Anche per far notare che nonostante poi quella spesa enorme che abbiamo fatto sulla primavera del giro
ci ritroviamo oggi un viale Ceccarini, un quadrilatero della zona centrale che sinceramente non sembra che sia passato, come dire, dentro un tunnel in cui quel milione di euro abbia creato chissà quale trasformazione. E questo lo dico perché secondo me va benissimo investire anche molti soldi sul turismo, perché noi viviamo di turismo, la nostra economia si basa sul turismo, però, e lo vorrei sottolineare un'altra volta, è importante capire come anche quei soldi che ritorno hanno, e secondo me non abbiamo strumenti, questa amministrazione non ha strumenti per calcolare in maniera precisa il ritorno economico in città degli investimenti che si fanno, e questo serve per, come dire, rendere più efficiente la spesa pubblica, altrimenti, voglio dire, è inutile che spendiamo tanto per avere poco. Però non voglio fare una polemica politica, cioè, come dire, perché io sono di un partito verso il vostro, penso che dobbiate ascoltare di più anche il parere di chi poi ci lavora a Riccione, gli imprenditori, i commercianti che sono in prima linea, quindi non faccio, cioè, fare una polemica così, tanto per fare una polemica politica, perché io sono da questa parte, voi da quella parte, a me non interessa, vorrei solo, perché ci tengo a Riccione come ci tenete voi chiaramente, che vengano anche ascoltate quelle critiche, quel malcontento che c'è, perché possa essere più efficiente la vostra azione politica. Quindi questo lo volevo sottolineare. Altra cosa riguarda, siccome avevo fatto una domanda poi in commissione, questa diciamo correlazione diretta che voi andate a sottolineare tra aumento degli oneri di costruzione con un aumento, diciamo, degli interventi di riqualificazione, ristrutturazione così importanti, su questa cosa qui io ci rifletterei un attimo. Lo dico perché mi sono posto su questo tema in maniera molto, diciamo, tecnica, e infatti avevo chiesto di conoscere quali erano le entrate per oneri di costruzione suddivise per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o semplicemente per interventi di sanatoria, perché chiaramente questo è importante, perché delinea chiaramente, ci darebbe una fotografia di quello che avviene realmente in città, perché occorre collegare l'aumento di questi oneri a quello che vediamo. Siccome non li possiamo collegare, 3 milioni sono tanti, quindi siamo contenti che ci sia questa entrata, ben venga, però non possiamo collegarli così direttamente a nuovi interventi o alle manifestazioni di interesse che, come è stato detto benissimo prima, sono ancora interventi ipotetici per cui nessuno versa nulla. Quindi i due interventi che avete nominato, l'ex bombo, quello è un intervento, quello avrà versato i propri contributi, però gli altri che non sono ancora in essere non hanno versato proprio nulla. Volevo dirlo perché mi sono anche informato rispetto a alcuni professionisti che lavorano, insomma, nel campo dell'edilizia, che mi facevano notare come in realtà ci sia un incremento di presentazioni di sanatorie edilizie, quindi CILE in sanatoria, SCIA in sanatoria, che ben venga che persone regolarizzino delle posizioni, però regolarizzano posizioni per cui non c'è dietro un intervento edilizio vero e proprio, perché l'opera è già lì, è solo sanata dal punto di vista formale, per cui, voglio dire, non c'è poi quel ritorno che invece ha sulla città una nuova costruzione, per cui lavorano poi tutto l'intorno, quindi lavorano gli idraulici, lavorano gli elettricisti, lavorano gli infissisti, e quindi, ecco. Siccome, e questo dico, non c'è sicurezza di come sono queste entrate, perché ho chiesto, ma il comune nel suo sistema operativo non può chiaramente andare a scorporare queste voci. Dovremmo andare praticamente a prendere tutti i bollettini, giusto, e guardare guardare come sono stati versati. Per cui, ecco, siccome io purtroppo, al di là di quello che voi dite, tutte queste gru o ruspe a Riccione non le vedo, ecco, mi viene il dubbio che ci siano molti interventi, come ho potuto anche constatare da alcuni professionisti di conoscenza, interventi di sanatoria che
pagano molto di più, perché considerate che una CILA in sanatoria paga 1000 euro di contributo a CILA, la SCIA paga 2000 euro di contributo, quindi sono tanti soldi, mentre un onere costruzione normale penso sia 77 euro, non mi ricordo, per abitazione immobiliare, quindi si capisce bene qual è anche l'ammontare. Questo lo dico solamente perché secondo me è un dato che il cittadino deve conoscere, poi dopodiché farà le sue valutazioni. Ecco, mi fermo qui dicendo che poi in realtà rispetto a questa pratica di variazione di bilancio io non sono contrario, ecco, perché andiamo a recepire cose importanti, per cui ecco, però ci tenevo, come dire, a fare queste precisazioni perché penso siano importanti per chi ci ascolta, per i cittadini. Grazie. Grazie consigliere Andruccioli. Oddio, consigliere Tonti, è l'intervento principale, consigliere? No, giusto una precisazione da quello che ho sentito dal collega Andruccioli. Questa cosa delle sanatorie è un atto precedente, magari eventualmente, a un futuro intervento. Cioè, se io prevedo di intervenire su un immobile, mi accorgo o il tecnico si accorge che c'è qualcosa che non va, è chiaro che prima va fatta una sanatoria, se no non posso fare l'intervento successivo. Quindi se andiamo a calcolare gli interventi, non interventi in sanatoria, non ne finiamo più. Giusto una precisazione. Grazie consigliere Tonti. Consigliere Rosati, l'intervento principale, consigliere? Prego, consigliere, 5 minuti. Ok, no, io ho un intervento a braccio, quindi spero abbiate pazienza della mia emotività. Intervengo sulla questione che mi ha solleticato Andruccioli, perché la questione degli asili nido per me è una cosa, è una battaglia che seguo da tanto tempo, anche perché avendo 3 figli ho avuto modo di sperimentarlo sulla propria pelle. E onestamente a me quando mi si dice che l'asilo nido è un servizio educativo, perdonami Christian, devo dire qualcosa, perché con 3 figli per me l'asilo nido, il bambino da 0 a 3 anni non lo educhi, non è educazione quella che gli dai. Il servizio, il nido, è un servizio di conciliazione, perché come hai detto bene, giustamente, una famiglia oggi ha bisogno di tutti e due gli stipendi, è esperienza di tutti queste cose qua. Quindi ben venga fare questi interventi nell'ottica di aiutare una famiglia per far sì che arrivino in casa tutte e due gli stipendi, ma considerare l'asilo nido un servizio educativo secondo me è un grosso errore di prospettiva. E l'impronta sovietica che qualcuno ha sollevato, che io non voglio riprendere, però penso che ci siano degli elementi che vanno sottolineati e hanno anche in parte ragione, è quando si dice che l'asilo nido deve essere per tutti, obbligatorio. Questo secondo me non è vero, perché come dici, io ti sottolineo una cosa che hai detto, che è vero, serve la libertà di scelta della famiglia. E allora per me va riconosciuto allo stesso modo, con lo stesso sostegno, con lo stesso aiuto, con lo stesso impegno, anche la famiglia che fa la scelta di dire mi tengo a casa il bambino perché... E io sono un forte sostenitore di questa linea, i primi anni della vita di un bambino, il bambino deve stare con sua mamma, con i suoi genitori. Poi, verissimo che se non si può, intervenga il pubblico sostenendo gli asili nido. Cioè non è che è sbagliato sostenere gli asili nido, contesto la visione di dire che quello è un servizio educativo. No, il servizio educativo è dall'asilo in poi, quando il bambino comincia a costruire le relazioni, la socialità. Da 0 a 3 anni il bambino non costruisce relazioni stando con i bambini, gli fa bene, sicuramente gli fa bene, ma non è lì l'educazione. L'educazione è il momento in cui ha riconosciuto il proprio genitore e ha cominciato a stabilire le relazioni, e allora lì si interviene e allora quello diventa fattore educativo. Io su questo, quindi, non è personale, polemica, ma per me è proprio una distinzione culturale dire
che quello è un servizio educativo, quando secondo me è semplicemente un servizio di conciliazione. Grazie. Grazie consigliere Rosati. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Pullè. Sì, grazie Presidente. Beh, scusate, arrivo. Questa variazione ci soddisfa, perché effettivamente si porta a compimento quella che è l'annata, anche dal punto di vista economico, e vediamo che diverse cose riusciamo a fare proprio per alcune caratteristiche che ci siamo dati dall'inizio del nostro mandato. Noi ci siamo presentati al corpo elettorale chiedendo un voto e dicendo che saremmo stati oculati e certosini con i soldi dei cittadini. E questo è quello che facciamo, perché vediamo che anche grazie al importante lavoro che fanno gli uffici, che fa il dirigente, che fanno tutte le persone che lavorano nel comune, vediamo che abbiamo dei risultati importanti dal punto di vista economico, però questo non è scontato. Non è scontato avere un forte recupero rispetto alle amministrazioni precedenti sulle tasse non pagate, perché o noi vogliamo dire che l'evasione fiscale è un problema che i comuni non hanno, e questo non sarebbe corretto, oppure diciamo che l'evasione fiscale a livello della fiscalità comunale è un problema e i comuni possono intervenire o non intervenire. E noi abbiamo deciso di intervenire. Non solo abbiamo deciso di intervenire, abbiamo deciso di intervenire in un modo all'inizio, come dicevamo, non convenzionale, ma che è stato talmente apprezzato che tanti altri comuni, non solo intorno a noi, ma di tutta Italia, ci hanno chiesto che cosa avevamo posto in essere. E addirittura anche comuni molto limitrofi oggi stanno prendendo quella strada. E vediamo che quella strada che è stata intrapresa per la Tari oggi si sta allargando, si cercherà di farlo sulle altre tasse, addirittura il governo nazionale lo sta facendo, proprio perché noi non amiamo, siamo liberali, non amiamo i metodi di polizia, in questo senso di polizia fiscale, non li abbiamo mai amati, però lavorare in collaborazione con il contribuente e fargli capire che forse è il caso di dover pagare, perché magari ci possono essere delle sanzioni che possono essere la chiusura di un'attività, porta il contribuente a corrispondere quello che prima non corrispondeva. E quindi avere una Tari che copre, dicevamo, quasi 11 milioni, 10 milioni, 500 mila euro, quindi quasi la totalità di quella che è l'importo che dovrebbe fruttare la Tari, o un'imposta di soggiorno che quest'anno su 4 milioni 400 mila euro ne vede corrisposti circa 3 milioni e 7, sono dati che vanno letti in maniera importante, sono dati che vanno sottolineati con la matita rossa, proprio perché prima bisogna essere oculati per poi quelle risorse riuscire a spenderle in maniera tecnica e corretta. E noi questo lo stiamo facendo, l'idea iniziale era di farlo e mi complimento con chi in questo momento lo sta facendo, perché il percorso è intrapreso in maniera corretta. E tante cose si possono fare quando si recupera l'evaso e quando si recuperano soldi che in realtà prima non avevamo, perché oggi vediamo, parliamo di una variazione dove riusciamo a finanziare il nuovo centro del buon vicinato di San Lorenzo e si tratta di 80.000 euro e riusciamo a coprire ciò che il PD non ci aveva dato, il tetto dello stadio del nuoto, meglio ce l'aveva dato ma era un tetto, forse avevano preso dai tornei dello Slam in cui c'erano i tetti apribili, perché il nostro si apre però non con un meccanismo ma col vento, va bene, ci sta. E ci sta anche che riqualifichiamo totalmente il centro di quartiere di Fontanelle, e ci fa un po' sorridere quando prima nell'argomento precedente abbiamo sentito qualcuno del PD dire
ma i quartieri si lamentano, i quartieri stanno indietro, i quartieri piangono. Beh, andatelo a dire a Raibano, che era con le strade bianche da 70 anni, andatelo a vedere adesso e ci dite se il quartiere si lamenta, perché le voci che noi sentiamo non sono di persone che si lamentano, ma che forse si lamentavano di quello che c'era prima. Ovvio, Raibano è un primo passo, perché non ci sarà solo Raibano, ma come saprete ci sarà una riqualificazione generale di molti quartieri della città. Partiremo tra poco con il quartiere del Centro Studi, ma andremo a Spontricciolo, andremo a San Martino, andremo un po' in tutti i quartieri delle città, andremo nel quartiere qua, proprio questo che abbiamo vicino, di Via Bologna, cioè tutti quei quartieri che sono abbastanza disastrati perché vengono da anni e decenni di incuria piddina, e li riusciremo a rimettere e a ricreare dei quartieri. È questo che vogliamo fare, perché una comunità nasce nei propri quartieri, e come nasce nei propri quartieri noi dobbiamo cercare di dare delle strutture, dei quartieri, un principio di giustizia anche lì. Ma ricordiamo un'altra cosa, che le finanze pubbliche sono quelle che sono, quindi noi abbiamo montagne di mutui ancora da dover corrispondere, perché anche questo è un passaggio tecnico, ma dobbiamo un attimino farlo. Voi quando pensate a quello che un comune può fare di indebitamento, quindi cercare di indebitarsi, provare ad indebitarsi e indebitarsi per fare delle opere pubbliche, sapete che abbiamo un massimale rispetto a quell'indebitamento. Ecco, ricordatevi, cittadini riccionesi, sappiano e ricordino che quel massimale è in una buona parte ormai mangiato dall'indebitamento del Palazzo dei Congressi. Ricordiamo che partiva tutto quando è stato costruito, che se lo doveva pagare la New Palariccione, poi si sono accorti che stavano fallendo, l'hanno mollato al comune e il comune si deve pagare 30 milioni. Voi vi dovete pagare 30 milioni, noi ci dobbiamo pagare 30 milioni, quello è un indebitamento. L'indebitamento ci permette di fare meno debiti ogni anno. Fare meno debiti ogni anno significa che abbiamo meno risorse per intervenire nella città. È tutto un cane che si morde la coda, però se noi oggi loro ci dicono ma voi fate poco, in realtà stiamo facendo e tanto, ma ci stiamo sforzando di recuperare l'evaso, e con quell'evaso cercare di recuperare, di fare quello che non possiamo fare perché abbiamo ancora il palacongressi da dover pagare. Questa è la politica che una maggioranza corretta deve fare in una città, e questo è l'impegno che noi avevamo preso con i cittadini. E poi come dicevamo, il centro di quartiere Fontanelle, ne abbiamo già parlato, l'anticipazione di via Tasso, perché si fanno delle vendite, si fanno delle alienazioni e possiamo permettere addirittura di anticipare delle opere che avevamo previsto più avanti, perché quella era un'opera 2021, ma l'opera 2021 la riusciamo a finanziare e fare nel 2020. Quindi quando si chiede che cosa si farà in città, innanzitutto c'è un documento che è il documento di programmazione il triennale delle opere pubbliche, e tutti chiedono che cosa si farà in città, lo vedete lì, vedete che quest'anno già non c'è più quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vedete oggi si iniziavano a vedere su Facebook i primi cenni della Benna che tirava via l'insegna della scuola panoramica. Non parliamo quindi solo di aspetti privati, ma anche proprio di aspetti pubblici. Tra una decina, quindicina di giorni ci dicono che partirà la cantierizzazione, il lavoro del Goethe, quindi il 12 di novembre, credo, quindi tra una settimana. Quindi non che qui le opere non si fanno e si fanno e come, ma si fanno nei tempi tecnici previsti. Noi ricordate che dal momento della nascita di questa consiliatura, perché l'altra ha avuto qualche problemuccio dovuto ad altri fattori, diciamo. Questa legislatura si porta avanti per 5 anni e si chiude tra 2 anni e mezzo. Tutto quello che noi abbiamo promesso e programmato lo facciamo. È ovvio che tutti vorrebbero fare oggi per oggi. Noi facciamo con il programma che abbiamo fatto, ma andremo a fare tutto, e adesso si stanno vedendo. Prima si immagina, si costruisce, si immagina e si programma, e servono degli anni in ambiente pubblico, e poi si costruisce, e questo è il momento di costruire. E quindi vediamo tutte le opere pubbliche che partono, alcune
le abbiamo già poi portate a termine, perché le scuole siamo già un pezzo avanti rispetto a quello che ci eravamo detti, ma scuole prima, città poi, quartieri poi, interverremo nei quartieri e questo sarà il nostro must. Vogliamo essere vicini ai cittadini che ci hanno votato, semplicemente non facendo voli pindarici, non costruendo dei palazzi da 10 piani di palazzi dei congressi che non servono, non spendendo 100 milioni di euro nel TRC, 60 in un palazzo dei congressi che non serve, non facendo fallire l'aeroporto. Ci dicono, parlate sempre delle stesse cose? Sì, sono le cose che i cittadini vogliono qui a Riccione e noi le facciamo. Grazie. Grazie consigliere Pullè. Ci sono altri interventi, consiglieri? Non essendoci altri interventi, il sindaco vuole replicare? Assessore, prego. Una cosa veloce sulle rette degli asili nido, perché va dato Cesare quello che di Cesare. Il Comune di Riccione nel 2015, precedente amministrazione, io ero consigliere, ero seduto dove adesso c'è il consigliere Massimo Angelini, ha previsto una riduzione importante fino al 25-30% delle rette sugli scaglioni. È un provvedimento che abbiamo preso, abbiamo sostenuto quella volta e ribadiamo anche adesso, quindi anche qui ringraziamo, c'era la dottoressa Farinelli, c'era questa un'amministrazione diversa ma sempre amministrazione Tosi, quindi siamo stati precursori rispetto alla regione, si vede che per molte cose prevediamo il futuro e lo anticipiamo e quindi ci fa piacere, però bisogna ribadirlo davanti a questo Consiglio Comunale e davanti a coloro che ci chiedono che questo Comune 4 anni fa ha già anticipato questo provvedimento. Grazie assessore. Ci sono delle dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri? Consigliere Vescovi. Grazie Presidente. Sì, per dichiarazione di voto è una variazione di bilancio che sposta non poche risorse trasferite dalla Regione ad alcuni servizi fondamentali del Comune, sulle quali non possiamo che ovviamente condividere la scelta. Vorrei fare soltanto una precisazione che mi nasce un po' dall'intervento proprio ultimo dell'assessore Santi. Perché noi abbiamo ad esempio una perplessità sulla scelta che il Comune di Riccione ha fatto sull'applicazione delle riduzioni delle rette di nido, così come derivanti dal contributo che arriva alla Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Riccione ha scelto sì di applicare la riduzione con le risorse della Regione, ma le ha rese non cumulabili con altre detrazioni che le famiglie avrebbero in caso di assenza prolungata dei bambini al nido o in caso di terzo figlio. Quindi avete fatto un po' il gioco delle tre carte, assessore, avete dato da una parte quei soldi della regione e togliete alcune invece benefit dall'altra alle famiglie. Questa è una segnalazione che ci è arrivata in modo diretto dalle famiglie, quindi ve ne volevamo ovviamente rendere edotti, magari è una cosa che vi è sfuggita. Sul piano generale questa è una variazione di bilancio per volere tornare alla tema della pratica di questa sera, che riguarda quell'elenco di poste che ha fatto l'assessore Santi. Noi votiamo sulla relazione dell'assessore Santi, non vogliamo replicare a un certo dibattito pomposo di alcuni esponenti della maggioranza che parlano dello scibile umano, perché la pratica di approvazione del bilancio preliminare per il 2020 non ce l'abbiamo questa sera, Pullè, ce l'avremo alla fine di dicembre. Questa sera votiamo queste variazioni di bilancio, null'altro. Mi permetto di contestare in modo molto netto l'affermazione che ha fatto sulla capacità di indebitamento del Comune di Riccione, che non è assolutamente stata privata della possibilità di fare investimenti a leva, perché rispetto ad altri comuni anche del nostro territorio lo spazio potenziale del Comune di Riccione per potersi ulteriormente indebitare, qualora voi aveste avuto dei progetti di riqualificazione vera della città, ma siamo ormai a 5 anni, ancora non abbiamo niente, e per avere un'idea di come riqualificare il centro spendete 300.000 euro per dare un incarico, non abbiamo visto niente. Per il resto, sulle singole variazioni che ci proponete questa sera, noi siamo sostanzialmente allineati alla vostra proposta e quindi ci asterremo.
Grazie consigliere Vescovi, scusi. Consigliere Boschetti, prego. Io volevo semplicemente tranquillizzare tutti i riccionesi che ci troviamo ancora dentro il Consiglio Comunale, non è il Consiglio Regionale, perché questa sera si sono spese parole continuamente a favore della Regione. Siamo semplicemente in campagna elettorale, il PD ovviamente ha ricevuto dall'alto l'input di fare campagna elettorale anche all'interno di questo consesso, però siamo ancora riccione in Consiglio Comunale. Detto questo, noi riccionesi vota favorevole. Grazie. Grazie consigliere Boschetti. Ci sono altre dichiarazioni di voto, consiglieri? Bene, non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione la variazione di bilancio. Prego consiglieri, potete votare. Consiglieri, silenzio, con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente, scusate l'incespicamento. Ora essa richiede l'immediata eseguibilità, quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Con il medesimo risultato, 16 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Non essendoci altre pratiche all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale alle 22.58. Volevi fare quella precisazione? Un attimo solo, scusate consiglieri, siamo senza streaming perché è spento, però il consigliere Vescovi dovrebbe fare una precisazione. No, adesso glielo accendo un attimo. Io devo informare il Consiglio Comunale del fatto che oggi pomeriggio mi sono recata presso la caserma dei Carabinieri a depositare una denuncia contro ignoti, perché questa mattina sono venuta a sapere per il tramite di una nota di riscontro del segretario comunale del fatto che qualcuno si è impossessato della mia firma falsificandola e anche di fatto della mia identità nel ruolo di consigliere comunale e ha protocollato una richiesta con segnalazione a Procura, Finanza e Prefettura in merito ad una vicenda che riguarda il dirigente dei lavori pubblici Michele Bonito. Oggi ho cercato anche l'assessore Ermetti per avvisarlo ma non ho ricevuto risposta al telefono. Vi volevo dare come informazione che ho già provveduto a depositare denuncia perché io non ho assolutamente fatto quel tipo di segnalazione e vorrei segnalare al Presidente del Consiglio Comunale di farsi carico anche di una verifica interna con gli uffici di questa vicenda, perché siccome io in Comune il 3 di ottobre non sono venuta, vorrei anche verificare come vengono protocollate le cose, perché il furto di identità che mi è capitato a me oggi potrebbe capitare a ognuno di voi domani. Grazie. Grazie consigliere, le siamo vicini.